Allora, buonasera a tutti ragazzi, spero di essere in live, in teoria, fatemi sapere che come al solito la puntualità si sa che insomma sono un campione come sempre del non essere puntuale, però insomma ci sto provando, vediamo un po' cosa riusciamo a raggiungere. Oh, ciao Kat, vedo che almeno mi si vede se non altro, no? Oh, ciao Kie, ciao Mari, ciao Mela, ho visto che ci sei, ciao tipo a... Ciao a insomma un bel po' di gente che c'è, quindi insomma ciao Enecone, ehi là. Allora ragazzi, datemi un momento, datemi solo un momento, datemi perché devo per l'appunto, devo un secondo solo spammarmi, come al solito, no? Che in genere lo faccio sempre quando ho iniziato, per cui aspettate un attimo, solo un secondo, ecco vedete qua infatti io risulto in diretta, ma insomma un secondo perché questa... Risulta tipo live di Morris Folletti, onestamente non mi sembra proprio il caso, quindi aspettate un attimo che modifico il tutto, se Gesù è buono, se Gesù è simpatico, insomma, e me lo concede, datemi un attimo. Allora, aspettate. Ciao Hermes, ehi là. Ma la chat è questa? Sì, la chat è questa. Praticamente, cioè quella che tu dici, quella che tu vedi online, no? Quella che tu vedi nel video, praticamente, è la chat di Twitch fusa con quella di Facebook, che si vede e si vede praticamente insieme nello stesso schermo tramite quella finestra lì. Ok, dai ragazzi, sono molto contento. Ciao Manu, aspettate un attimo, datemi un secondo perché prima di iniziare... Allora, prima di iniziare dobbiamo un secondo parlare, solo... Un secondo, sono delle cose fighe, eh? Sono delle cose molto fighe. Aiuto, che succede? Ho perso il coso. Ah, eccolo qua, aspettate. Allora, modifica post, datemi un attimo. Datemi un secondo. Sì, tutto molto bello, però mi sono inculato da solo perché io volevo vedere dove cazzo è. Aiuto, scusate, eh. Ma dove cazzo l'ho messo io? Oh, eccolo qua, scusate. Datemi solo un attimo. Allora, facciamo così. Copia. Un secondo, eh. Un secondo. Ve lo giuro ragazzi, adesso arrivo. Ve lo giuro ragazzi, adesso arrivo. Allora, Underworld, tra parentesi, Blind Run. Ok. E fin qua ci siamo. Poi, datemi un attimo, facciamo così. Metto tutti i vari link al canale Twitch, a Topolinia, insomma, questo genere di cose qua. Allora, dovremmo esserci. Allora, per quanto riguarda Facebook... Per quanto riguarda Facebook, ci siamo, aspettate un attimo perché controllo anche com'è la situazione su Twitch. Poi arrivo definitivamente, datemi solo un momento. Ci siamo, eh. Aspettate, ok, su Twitch vedo che sta andando, i tag ci sono, 13, i tag ci sono, 13 spettatori, l'AIDS è qui. Insomma, dai ragazzi, mi sembra che... Allora, mi sembra che adesso non faccia il coglionaccio che questo posso chiudere. No, ho sbagliato, ho chiuso la finestra di chat. Aspettate un attimo, eh. Aspettate un secondo, allora, questo posso chiuderlo. Questo direi che, ho detto che questo direi che viene un po' più su. Ecco fatto. Aspettate un attimo che la sindrome ha colpito e ho per sbaglio chiuso la finestra di chat, di conseguenza non riesco a leggervi. Aspettate un attimo. Com'è? Cazzo, tra l'altro questo sito ha cambiato grafica. Vabbè, insomma, aspettiamo un attimo. Facciamo così. Ora, se Gesù è buono, questo coso dovrebbe connettersi subito ad entrambe le chat. Pare che si sia connesso, a meno che tipo non sia uno scherzone. In teoria dovrei essere... Oh, ecco fatto. Ecco fatto. Vediamo un po'. Ho condiviso il video su Facebook, ma me l'ha pubblicato come live post Luca. Guarda, non ti, sì, praticamente ti pubblica, rimane l'anteprima precedente ogni volta. È una rottura di coglioni. Non ho idea del perché faccia questo scherzo qua. Su Twitter no, su Twitter c'è un modo per prevenirlo, però vabbè. Allora, ragazzi, scusate se ho perso un secondo, scusate se ho perso un secondo tempo. Aspettate un attimo che mi leggo i vostri messaggi. Viva Young Signorino, è vero, grazie Kairin di essere qua. Ciao Jack, ciao Kilo, Kilo l'ho già salutato, vabbè, ciao Hermes di nuovo. Grande Mela, ecco che sono contento che sei qua. Tra l'altro Grande Mela non nel senso di New York, nel senso insomma che sono felice di vederti. Ciao Enecone, insomma dai ragazzi, mi sembra che tecnicamente, se non ci sono particolari problemi, possiamo iniziare. Allora, vi devo dire una cosa. Prima di iniziare questa live,
Vorrei, allora, innanzitutto, non so se fare un attimino un discorso, perché prima di cominciare ci sono diverse cose che devo dire stasera. Allora, per quanto riguarda, cominciamo dal discorso degli abbonamenti. Allora, come avrete visto, appunto, di recente siamo passati affiliati con Twitch, quindi questo vuol dire che adesso, volendo, è possibile abbonarsi, abbonare, scusate un attimo. La chat, che cazzo succede? Ah, ecco fatto. Dicevo che adesso, volendo, è possibile abbonarsi a Videosando. Ora, non so se avete già letto sotto, ma io inizialmente per gli abbonati, il discorso del film settimanale, il discorso dei suoni in chat, il discorso del gioco da scegliere, così, inizialmente lo volevo fare come cosa per appunto per gli abbonati, poi ci ho pensato un po', insomma, alla fine ho deciso che tutti possono. Tutti comunque, in ogni caso, possono partecipare a questi eventi qua questi eventi del canale. O ce la faccio a finire un discorso senza balbettare, non sarebbe male, dicevo. Per cui, insomma, non c'è problema. Questa settimana, di conseguenza, appunto, si fa di nuovo una movie night, si fa. E adesso arrivo anche quello, calma, un secondo solo. Tra l'altro, non so se avete visto, ma in ogni caso, poi è vero che è così, però volendo, se comunque volete abbonarvi, cioè non è che mi fa schifo, nel senso, comunque sia, abbonandosi praticamente è come se, come posso dirvi, praticamente è possibile abbonarsi, se avete Amazon Prime, no? È possibile abbonarsi gratis al canale, perché voi con Amazon Prime avete incluso Twitch Prime praticamente. Twitch Prime vi regala praticamente un abbonamento ogni mese a scelta a un canale a vostra scelta. Praticamente è una cosa gratuita. Insomma, io ho specificato come funziona già nella sezione apposta sotto il banner video del canale. Se volete farlo, bene, se no, comunque sia, ci sono, vabbè, come al solito, un sacco di altri modi per supportare Videosando. Va bene anche lo spam, per dire, anche lo spam singolo. Quindi, insomma, non è un problema. Sì, ho visto, infatti, dovrebbe Amazon Prime, se me lo confermano, mi abbono. Chi è? Sei un angelo, ti voglio benissimo. Ah, e ovviamente il discorso degli abbonamenti funziona come il disegno, cioè, praticamente, se voi vi... come disegno. Funziona come la donazione, praticamente se voi vi abbonate avete in automatico un disegno che faccio in live a vostra scelta. Anzi, adesso già stasera in teoria dovrei farne due, in teoria già stasera. E infatti dovrebbe, però non vedo i diretti interessati, non vedo Evelyn e non vedo Wolfrad. Vabbè, dai, adesso appena vengono comunque sia faccio il disegno anche a loro. Grazie Jess, ti voglio bene, grazie Kie. Cazzo, già due persone che vogliono abbonarsi. Io ero lì che dicevo, cazzo, ho fatto gli spaghetti ovunque, no? Ho fatto la sindrome, adesso non si abbonerà nessuno, però vabbè. Ti ho scritto un MP. Ah, mi ha scritto, aspetta un attimo, Evelyn, perché... cavolo, non posso aprire Facebook adesso perché mi si scatta tutto. Ma scrivilo pure qua. Scrivilo pure qua il disegno che vuoi, Evelyn, che adesso tra poco te lo faccio. E anche a Wolfram, che non lo vedo, e vabbè, non vedo FumeTube. Ah, è vero, anche lui manca, e vabbè, pazienza. E vabbè, insomma, questo per quanto riguarda il discorso degli abbonamenti. Ciao, omosessuali, sono tornato a vedere i live. Era ora, grande Starry, finalmente. Vabbè, insomma, questo è il discorso per quanto riguarda gli abbonamenti. Se volete abbonarvi, vi voglio bene. Se non volete abbonarvi, non succede niente. Cioè, potete comunque continuare a seguirmi. Avete comunque gli stessi vantaggi che avreste abbonandovi. Quindi, insomma, potete in ogni caso leggere più sotto. Potete in ogni caso leggere più sotto, no? C'è scritto proprio tutto nel dettaglio. Se avete Amazon Prime, è spiegato come fare per collegare il proprio account Twitch a quello Amazon, eccetera. È una cazzata, fondamentalmente, ve lo dico. È una stronzata, se lo fate, è una stronzata, ma se lo fate veramente è l'aiuto più grande in assoluto che potete dare al canale, perché poi, come al solito, i fondi vengono usati per migliorare ovviamente la qualità, tipo togliere questo cazzo di ventola, no? Cambiarla, la webcam, insomma, tutto questo genere di cose qua. Però basta, dai, ho parlato abbastanza del discorso abbonamenti. Se volete sapere altro, leggete la sezione, chiuso. Ora, veniamo a un'altra cosa. Per quanto è una cosa molto rapida, questa domenica sera, no, Madonna, quanti napoletani, ragazzi, e che è? C'è l'invasione, aiuto, che sta succedendo? Oh, ciao Gianluca, ciao,
Chi altro? Cioè, c'è il mondo, ragazzi, aiuto! È una cosa assurda. Vabbè, allora vi dicevo poi, altra cosa che volevo dirvi. Arg Napoli, cari. Ah, altra cosa che volevo dirvi. Altra cosa che già sto fatto con la mano. Altra cosa che volevo dirvi è che questo fine settimana, appunto, questa domenica sera, per la precisione, c'è di nuovo la Videosando Night. Ovviamente, come annuncio, come detto poco fa, possono partecipare tutti. Funzionerà esattamente allo stesso modo, ossia come l'altra volta. Io praticamente carico il film e quando è il momento apro la stanza su Rabbit e linko la stanza, e linko la stanza su Telegram, sul canale di Videosanda. Per cui anche lì, se non l'avete già fatto, che vi siete già e non siete già iscritti al canale Telegram, vi consiglio di farlo, appunto, perché che film mi chiedono? Allora, questa serie, che film mi chiede Starry? Allora, e questa effettivamente è una bella domanda, perché ragazzi, ho deciso, a sto giro non è una horror night, a sto giro, però c'è un film, ragazzi, che insomma è una questione morale trasmettere almeno una volta. Sto parlando ovviamente del film di Super Mario, per cui domenica sera, se ci siete, guardiamo insieme il film di Super Mario, quello, insomma, quello famoso, che proprio degli anni... Quando è uscito? Ero già nato? Non me lo ricordo. Però, ragazzi, penso che sia tuttora il mio film preferito in assoluto. Il mio film preferito in assoluto, quello. Per cui, è un capolavoro incompreso. Per me, voi non capite. Per me è proprio una cosa. Cioè, io l'ho visto talmente tante volte. Ma talmente tante volte, ragazzi, da bambino, che io ero arrivato a ripeterlo a memoria. Io, letteralmente, a volte, quando c'erano dei momenti dove dovevo stare seduto per tanto tempo, io capitava che mi ripetessi a memoria ogni singola battuta del film di Super Mario. Era proprio come se ce l'avessi davanti, talmente lo sapevo. Anche se, vabbè, adesso ovviamente un po' di cose non sono in grado di rifarlo adesso, un po' di cose le ho rimosse. Per cui vi ripeto, domenica, oh, ciao Lolli, ehi là. Dicevo, sì, è proprio quello di Mario, è proprio quello, ragazzi. Per cui, sì, è vero, a Gianluca l'avevo spoilerato, a Luca, questa cosa. Vabbè, insomma, domenica sera, se ci siete, alle 9:30, come l'altra volta, era alle 9:30 o 9:20, vabbè, comunque poi lo specifico sulla pagina, il film di Super Mario. E chiuso capitolo film. Ciao, Lobby, sì, no, vabbè, insomma, non so come ha scritto Starry. Vabbè, adesso finalmente veniamo alla cosa veramente interessante, quella che mi avete chiesto, me l'avete chiesto in tantissimi, ossia i suoni. Allora, adesso, a partire da questo momento, potete attivare i suoni di Videosando in chat, ok? Se per esempio io, adesso guardate, adesso ve lo faccio, no? Sta a vedere che ora non funziona, sta a vedere la figura di merda, ma se per esempio io adesso digito così, per esempio, che dovrebbe essere, è così, vero? Quante A erano? No, così. Mi sembra così. Vediamo un po'. Beh, che dire, non funziona. Aspettate un attimo, eh. C'è qualcosa che non va, sta a vedere, eh. Sta a vedere un attimo. Beh, questo è molto interessante. Questo devo dire che è molto interessante, perché finora ha funzionato. Ho fatto tipo apposta, ho fatto apposta delle prove, non funziona. Probabilmente non ho abbastanza punti. Come mai non va, raga? Come mai non va, porca troia? Aspettate un attimo, eh. Oh, porca troia, ho fatto delle prove finora, ho fatto. Com'è possibile? Allora, forse così? Aspettate. Vediamo un po' se magari. Non è perché magari ho cambiato la valuta, non è perché magari ho fatto. Oh, ce l'ho fatta. Si vede che avevo sbagliato a scrivere. Allora, non so se si è sentito. Io l'ho sentito. Se voi non l'avete sentito, perché probabilmente ho abbassato. C'è Telegram troppo basso. Aspettate, adesso lo rifaccio. Metto tipo una cosa di questo genere. Metto una cosa di questo genere. Ditemi un po' se vi è partito. Dovrebbe, in teoria. No, vedo che Starry l'ha usato. Ah no, però non puoi Starry, perché non hai abbastanza punti. Adesso vi spiego come funziona anche questo discorso qua. No, ti spiego, è una cazzata praticamente. Vi spiego come funziona. Allora, siccome penso che siamo d'accordo tutti che se tutti potessero usare continuamente a ripetizione i suoni in chat senza alcuna limitazione, no? Sarebbe la fine praticamente, diventerebbe invivibile. Io praticamente ho elaborato un sistema a punti, ok? Che l'ho chiamato monete, ma in realtà non dovete sborsare niente, in realtà. Vi spiego semplicemente come funziona. Allora, ogni 10 minuti che voi guardate la live,
Voi accumulate, guardate una live di Videosando, voi accumulate 5 punti, sì, era 5 punti praticamente, no? In teoria dovreste già averne accumulati 5 a testa, in teoria, oppure no, probabilmente no, però tra poco sì. Insomma, dovreste averne già accumulati 5 a testa, no? Quando raggiungete 30 punti, no? Quindi li raggiungete nell'arco di un'oretta, potete mandare un suono. Potete mandare, oppure potete mandare, oppure se ne avete accumulati 60, potete mandare un suono da 60. Praticamente, se voi vedete sotto, se voi vedete sotto al banner video, ci sono praticamente tutti i suoni disponibili e quante monete, tra virgolette, costa usarli, ok? Adesso, per esempio, ci sono svariati suoni, ovviamente. Io ovviamente ho fatto in modo che, ho fatto in modo praticamente questa cosa, perché per, come dire, contenere un attimino i suoni, no? Perché vi vedo appunto che state già spammando, vedete, infatti. Salonghe, Bowser! Ecco, vedete? Evelyn poteva usarli. Evelyn può già usarli, perché avendo accumulato l'altra volta 190 punti con la donazione, io gliel'ho già dati, in questo caso gliel'ho dati in anticipo, gliel'ho dati. Lei in questo caso parte già con, cioè, parte già con quanti punti parte? Con 190 punti parte, mi sembra, o 150, una cosa, 150, una cosa del genere. Però, allora, fermatevi tutti, fatemi finire di spiegare. Vi dicevo, come funziona? Voi ogni 10 minuti di live guadagnate 5 punti, guadagnate, ok? 5 monete, come volete chiamarli. Se vi abbonate, ne guadagnate istantaneamente 60, istantaneamente. Se vi followate, ne guadagnate anche lì istantaneamente altri 60. Se donate, guadagnate 30 punti, cioè 30 monete, moltiplicato per gli euro che donate. Se ipotesi, donate, come dicevo sotto, donate 3 euro, 30 per 30 uguale, 30 per 3 uguale 90. Di conseguenza guadagnate 90 monete in 90 monete in un colpo solo. Questi, vabbè, sono i vari modi per guadagnare le monete, cioè per guadagnare le monete. Se uno si abbona, se uno mi followa, se uno dona, praticamente c'ha una marea di monete. Se no, comunque sia, basta aspettare e nell'arco di ogni live, praticamente nell'arco di ogni live dovreste guadagnare sempre 60 monete alla fine di ogni live. Mi raccomando, sceglietevele bene, cioè scegliete bene il momento in cui usare, scegliete bene il momento in cui usarle, cioè potete anche usarle quando cazzo vi pare, però appunto se io per esempio sono in un punto inquietante, non voglio usare questo, aspettate, vedete, io voglio usare, No, 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 no,
Potete farlo, potete tranquillamente farlo, però questo per l'appunto è uno dei suoni che costa 60 monete. Potete scegliere se mandare il i versi di Super Mario prima, oppure aspettare mandare quelli proprio più, oppure aspettare e mandare quelli proprio più, come dire, più ricercati, ecco, vedete così. C'è anche questo, guardate, no, questo fa paura. Questo onestamente io l'ho messo, però fa paura, ve lo dico, guardate un po', Cioè, questo mi spaventa. Cioè, questo io l'ho messo, no? Perché ho detto. Il bimbo, no? Praticamente. Però è una cosa inquietantissima. Cioè, io se gioco a un gioco. Sto facendo un gioco horror e sento questo. Io onestamente vi prego di non usarlo. Perché sarebbe orribile. Perché sarebbe veramente orribile. Specialmente se sono da solo in stanza, no? E quindi, insomma. Poi se no c'è questo. E adesso mi sa che sto finendo i punti, peraltro, no? Con cui posso. Oddio, che paura! Oddio, che paura! Che cazzo è successo? Che paura! Che cazzo è successo? Ah, ecco! Ok, praticamente c'è stata una combo molto inquietante, praticamente, cioè Mela che si è abbonata più io che ho usato la polizia. Di conseguenza è venuto fuori un casino allucinante, è venuto fuori, mi sono onestamente cagato addosso, vi dico la verità, beh, questo insomma. Sì, ti sei abbonata perché ce ne siamo accorti anche in diretta, direi, perché tipo un casino allucinante, una paura, porca troia. Sì, adesso c'ha la coroncina, adesso. No, la coroncina ce l'hai comunque se sei Amazon Prime.
Se ti abboni anche, allora hai anche la stellina. E questo, ragazzi, questo non sono io a decidere, ragazzi. Questo è Twitch che comunque veramente Queen sul serio, come dice Lia, grazie mille per esserti abbonata. Onestamente, non, onestamente cazzo, già un abbonato subito. Un lusso. Io ho messo 5, ho messo, vabbè, in teoria ho messo come limite per questo coso, ho messo come limite praticamente per questa deadline il. Voglio vedere se riesco ad aggiungere 5 abbonati entro il 31 dicembre, entro il 31 dicembre di quest'anno, e 100 followers, è quello proprio ambizioso, quello lì proprio è ambizioso veramente, è la cosa più ambiziosa in assoluto, però insomma se ci si riesce, ma comunque come cazzo è possibile che il suono Wahoo non funziona? Adesso mi incazzo, io sono sicuro di averlo messo, scusate, è una questione di principio, io ci riprovo. Oh, non va, ma perché non va? Aspettate, eh. Adesso voglio andare. No, adesso scusate, ma vado a controllare perché. Adesso vado a controllare. È una questione di principio, cazzo. Aspettate un attimo. Ora vi spiego. Aspettate un secondo. Cosa ho sbagliato? Ah, no, perché non ho messo come. L'ho messo così. Ah, ecco, perché stavo sbagliando il comando. Stavo sbagliando. Praticamente non ho messo QQ. Ho messo tipo. Aspettate, se ci riesco. Se ci riesco, un attimo solo. Ho messo. Così. Ho sbagliato di nuovo. Come cazzo l'ho messo? Così? Oh, finalmente. Ah no, ho finito i punti. Vabbè, non posso più usarlo. Però vabbè, insomma. Insomma, praticamente niente. Tipo, sì, sono povero. Non ho messo abbastanza punti. Me li ero messi 200, me li ero messi. Vabbè, insomma. Praticamente niente. Fondamentalmente, voi basta che continuate a guardare le live e i punti vi si accumulano. Oh, che paura, basta, mi sono spaventato. Dicevo, e i punti vi si accumulano praticamente. Quindi, niente, niente, funziona così. Spero che abbiate così. Tra l'altro, appunto, essendo che Mela si è iscritta, proprio che si è abbonata, Mela adesso ha 60 punti già da usare. Può già mandare o Gay Bowser. O la polizia, o il bimbo, oppure no, insomma, oppure Burger Time. Insomma, ci sono quindi svariati modi per accumulare monete, però mi sa che cambio nome, perché per l'appunto la gente pensa, se no, che deve sborsare soldi per forza, che deve per forza sborsare soldi per fare questa cosa, per cui, insomma, forse devo cambiare nome, perché non, come dire, non mi... Non serve sborsare soldi, basta che si guarda praticamente e le monete si accumulano, ecco. Volevo fare una donazione, ma ho fatto un bordello ed è morta la chat. La faccio la prossima volta, dai. L'importante è stato lo sforzo. L'importante è stato lo sforzo. Morris, non riesco ad abbonarmi, mi dispiace. E vabbè, succede. E vabbè, succede. Come mai non ci riesci? No, in teoria comunque dovresti farcela, in teoria, se c'hai sempre il. Come dire, se sei collegata, perché sei Twitch Prime, lo sei, perché vedo che c'è la coroncina. Di conseguenza, in teoria dovresti. Basta cliccare su iscriviti senza costi aggiunti. Vabbè, insomma, ragazzi, lasciamo perdere. Poi lo vediamo. Ora, c'era un'ultima cosa di cui volevo parlare. Ed era. Ah, ecco. Allora, ci sono svariate persone, ci sono, che hanno diritto a un disegno, praticamente. C'è Evelyn, per esempio, che ce n'ha reagito già dall'altra volta, e adesso anche Mela ha diritto a un disegno. Allora, io so che questo accrol non dura tanto, da quanto ho visto, è piuttosto breve, per cui io, ragazzi, pensavo di finire questo accrol. Di finire questo acrome intanto, anche perché insomma è un po' che sto parlando, tipo un po' vi si gonfiano i coglioni, lo capisco. E dicevo, cosa stavo dicendo? Sì, pensavo di finire questo acrome e poi di passare questo acrome e poi di passare ai disegni. Poi, se ipotesi avanza ulteriore tempo, allora possiamo anche pensare di fare un altro acrome se avanza altro tempo, ok? Così in questo modo, insomma. Perché almeno appunto iniziamo a, come dire, iniziamo a giocare, perché è un po' che sto parlando. Adesso, scusate, ho fatto questa intro, però insomma dovevo spiegarvi un attimino il funzionamento. Io pure non riesco a collegare Prime. Te Jess, ho visto che non ce l'hai proprio l'iconcina di Twitch Prime, quindi forse per appunto devi prima collegare lì.
Vabbè, insomma, esatto, oltretutto almeno me la pensa anche, almeno intanto me la pensa anche al disegno. Ragazzi, basta, dai, abbiamo parlato anche troppo, siamo a 25 minuti di 25 minuti di live, finora tipo sono qua che va a dire stronzate. C'è un'altra cosa probabilmente che dovevo dire, però me la sono dimenticata, vabbè, mi verrà in mente di sicuro. Allora, ragazzi, iniziamo per l'appunto con il solito check. Che paura, chi è? Che è successo? Chi è? Cos'è questo? Oh, finalmente Kia ce l'ha fatta ad abbonarsi. Grazie mille. Allora anche Kia ha diritto a un disegno stasera. Allora anche Kia ha diritto a un disegno. Anzi, adesso oh, sarà ora che inizia a fare. Sarà ora che inizia a fare un TXT, eh? Allora, vediamo un po'. Inizio già. Allora. Allora, devo farlo. Wolfrad. Evelyn. Mela. E chi è? Ecco fatto. Dopo riapro questo foglio, riapro questo coso qua, vado a vedere e inizio per l'appunto almeno mi ricordo, ecco. Allora, cosa stavo dicendo? Sì, appunto, che è stato imprevisto, sì, mi sono un po' cagato addosso in effetti, eh. Già la richiesta, cioè, ok. Fai così, riscrivimela tra poco in Evelyn, la richiesta, riscrivimela tra poco in chat, quando è il momento, ok? Così almeno facciamo terribile scosa. Ciao Borghi, ti voglio benissimo. Allora, ragazzi, dai, ragazzi, iniziamo. Abbiamo riso, abbiamo scherzato, è stato divertente, però direi che è stata un'intro particolarmente lunga. Dove cazzo è finito il mouse? Ah, eccolo, scusate. Allora, facciamo load. E iniziamo questo Chrome Underworld. Quale sarà la tematica, mi chiedo, non oso immaginare. Però sentite, la musica non è male, eh. La musica, però devo dire, vabbè, non è male. L'ha presa pari pari, mi sa. No, forse ha usato anche i suoni di Super Mario World? Boh, non ne ho idea. Allora, che paura! Ragazzi, non ce la faccio più, ogni volta mi cago addosso, però grazie mille Jess, e allora anche te ti devo aggiungere tra... Allora, anche a te devo aggiungerti tra... Devo aggiungerti tra le persone che hanno diritto al disegno, di conseguenza iniziamo a essere un po', ragazzi, porca miseria. Però vabbè, finora direi che è ancora più che fattibile. Allora, salvo, ecco fatto. Ma domanda, ma si è alzata la... Sì, ok, si è alzata effettivamente, è arrivato a 5. Allora, grazie mille, insomma, Jess, grazie mille a tutti quelli che si sono abbonati, vi voglio estremamente bene, se non vi siete abbonati non importa, comunque sia, vi voglio strabene strabene lo stesso, e direi che possiamo iniziare, ragazzi. Allora, dai, io tra l'altro spero che non ci siano problemi con la chat di Facebook, perché la chat di Facebook a volte mi dà un po', insomma, mi rompe un po' i coglioni con le... Cioè, a volte non riesco a collegarla, la chat, quella che vedo io, vabbè, insomma. Ragazzi, basta, dai, vediamo un po' che cazzo succede. Che cazzo è sto gioco? Aiuto! Ok, ma che è successo? Ma perché Mario c'ha questa faccia? Ma Mario si è drogato! Ragazzi, guardate, ve lo giuro, io pensavo che fosse tipo uno sprite, non lo so, un errore, ma perché c'è Mario con questa faccia in questo gioco? Cioè, si è drogato subito, vabbè, insomma, dai, andiamo avanti, vediamo che succede. Oh, che è? Cosa? Ma non me lo ricordo, non me la ricordo così la storia. Molto tempo fa due razze governavano il mondo, nel regno dei funghi, gli umani e i mostri. Ma un giorno scoppiò una guerra. Dopo una lunga battaglia, gli umani emersero vittoriosi. Sigillarono i mostri nel sottosuolo con un incantesimo magico. La leggenda dice che coloro che vanno a cercare, che cercano nel sottosuolo, non tornano più indietro. Questa è la mia storia. Beh, che dire se non... La cosa mi rende molto... Che è successo? Your best friend. Cazzo, ma è veramente l'inizio. C'è pure l'intro dello stage. Vediamo che succede. Cazzo, ragazzi, è bellissimo. Ma non volevo dirlo. Allora, scusate, mi leggo un attimino la chat, eh. Si vede che è caduto di faccia. Ovviamente, come al solito. Allora, dai, ragazzi, vediamo un po' che cazzo succede. Io, come al solito, non ne ho idea. Vediamo un po'. Oh no! Oh no! Oh no, ragazzi, questo è terribile! Questo. Pyrive Piranha Plant! Esattamente come Undertale, ragazzi, me lo ricordo uguale! You are new to Underground, aren't you? Mamma mia! Basta, che paura! Mamma mia, sul serio! Golly, you must be so confused! Someone out to teach you how things work here! I guess little old me will have to do! Eh sì, dai, va bene!
come funzionerà il sistema di combattimento, ragazzi? Ehi, wait a second, you are emulating Visa. Oh no, oh no, 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 no. Let me see, vedi, if you die, you could just rewind. Ma veramente, insomma, veramente. Aspetta, ecco fatto. Sì, effettivamente posso farlo. Effettivamente posso con i save state. Mi sto spaventando, ragazzi. Mi sto veramente spaventando. Che cazzo sta succedendo? Sì, effettivamente. Vero, è miracolosa come cosa questa. Sì, su questo sono d'accordo. Su questo sono abbastanza d'accordo. Sì, un po' come io all'inizio di questa live. Un po' come io all'inizio di questa live. Sì, Verops. Per impiccarmi? No, pure c'è qualche altro scopo. Cos'è? Cos'è? You see this box you are in? Most major battles will take place in here. Cosa? Così, your personal space. Allora, nel mio caso è molto più piccolo. Cosa succede quando qualcuno entra? Mi incazzo. In genere mi incazzo, poi non so. In genere mi incazzo, poi non so voi. Ciao, raga, finalmente posso commentare. C'ero dall'inizio solo da telefono. Ok, meglio tardi che mai. Ciao, Fra, insomma. Che succede se qualcuno entra nel mio spazio personale? Non ne ho idea. Beh, sì, effettivamente. O mi sposto oppure tipo oppure mi incazzo. Comunque, non tutto è male. Per esempio, questi pallini dell'amicizia. Sì. Sì, subito. Aspetta, ecco il cazzo che. Aiuto. Guarda, io mi piazzo qua, tanto non mi prendono. Ah, il tentativo mi è piaciuto, però so già cosa stai. Ehi, amico, li hai persi. Riproviamo. Sì, ok. Vediamo un po' se. Ma se faccio così no, non succede niente. Vabbè, io continuo a evitarli. Mi dispiace, ma non mi avrai. Sì. Il tentativo mi piace. Cazzo, ragazzi, ma quanto ci ha pensato? Quanto deve aver elaborato questo sistema? This is a joke. Run into the ballet. E io ti dico di no. Dai, ho detto di no. Aiuto. Oh no. Oh no, ragazzi. Aiuto. E adesso come si fa? Perché non funziona? Se non lo sai tu, amico mio. Che succede? Che sta succedendo? Cos'è? Cosa sarebbe questo? Che creatura torturare così un'anima innocente? Ah, comunque, non aver paura, amico mio. Io sono Mativ. Mativ. Il nuovo caretaker delle rovine. Ok. Passo attraverso questo posto per vedere se qualcuno è caduto. Beh, sì, effettivamente. Sei il primo umano a passare di qui da quando la regina se n'è andata. Chissà la regina, la principessa? Quindi mi devi scusare se la mia etica tumana non è aggiornata. Vabbè, dai, succede. Oh, sì, dai, andiamo nelle catacombe. Andiamoci. Dov'è finito? È scappato? Oh, vabbè. È scappato. Vabbè, pazienza. Bello questo. Che è successo? È finito? No. Mario Determination! Zero. Beh, insomma, questo non è un buon segno. Però Mario li potresti anche aprire gli occhi, effettivamente. Oh no, 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 no. Che succede adesso? Cazzo! Veruins, vediamo un po' che cosa succede. Cazzo, ma sembra fatto troppo bene. Sembra fatto esageratamente bene, ragazzi, questo Haki. Io non me l'aspettavo. Ehi là, com'è? Welcome to your home, Innocent One. Allow me to educate you in operation of Veruins. Veruins, a full of puzzle. Fin qua ci eravamo. Ancient fusions between diversions and Durcase. Yabba dabba doo, no, yada yada yada. I think you know. Sì, effettivamente all'incirca ho capito. To make progress here, you will need to trigger several switches. Si vedranno i pedini di Toriel, può darsi. Oh. I think you should know how to do this. Beh, sì, effettivamente non sembra difficile. Bowser, libera la princesa! Ciao, grandissimo! Ciao, Quintessence. Aiuto! Andato via, vabbè, insomma, fin qua tutto ok. Vediamo che succede. Beh, fin qua tutto bene. Si potranno usare dietro, ovvio, spero sempre. Quella monokuma, può darsi anche quello. E adesso? Ah, well done. As a human living in the underground, monsters may attack you. You need to be prepared for this situation. However, worry not, the process is simple. When you encounter a boss monster, you will enter a fight.
What is a boss monsters? You know when you meet one. If you push, if push comes to shove, you might need to act in self-defense. Ok? Ah, ragazzi, ma non è che è troppo alto a proposito, perché io tra l'altro ho avviato, ma non vi ho chiesto niente, scusate, eh. Non vi ho chiesto se come audio va bene, non vi ho chiesto nulla. Fatemi sapere un attimino anche questo, perché non so effettivamente com'è la situazione audio. Aspetto il responso, aspetto che me lo diciate, perché non ho idea, vi ripeto, di, insomma, di come sia la situazione. A me non sembra esageratamente alto. No, perfetto, va bene, l'audio va benissimo. Ok ragazzi, mi fido di voi, mi fido di voi. Allora vado avanti. Stavo dicendo, practice self-defending on the dummy. Va bene. Aiuto? Dov'è finito? Ah, che succede? Scusate, ho sbagliato. E pratichiamo l'autodifesa. Vediamo. No. Ciao Matt. Cos'è? Ma non succede niente. Cazzo, ma questa musica? Ma questa musica? Bellissima! Bellissima! Come funziona? Ah, ok. Posso fare così? Boh, immagino che debba fare così. No! Ho fatto una genocide! L'ho ammazzato! O no? Ah, very good! You beat the dummy! Ok. Qual è il mio premio? Soldi! Quindi sono i soldi, che bello! E quindi? Niente. Basta, non mi dice nient'altro. Ho preso i soldi e basta, è finita così. E poi? There is another puzzle in this room. Ho già le idee chiare per la fanata di questa stream. Eri stato avvisato. Cazzo, ti sei perso delle cose bellissime. Ti sei perso delle cose bellissime, Giallo. Non hai idea di cosa sia successo prima. Ah, il caffè, scusate. Allora. Ah, e puoi mandare i suoni adesso. Si possono mandare i suoni adesso, Giallo, nel caso te lo fossi perso. Vabbè, dopo semmai alla fine dello streaming lo rispiego. Allora. There is another puzzle in this room. Mi chiedo se poi sei in grado di risolverlo by using the springboard to get over the obstacle. Tra l'altro, ragazzi, scusate se io parlo un po' inglese, un po' italiano, dipende tipo dal momento. Ma sì, infatti, ragazzi, ma sta roba ci sono rimasto male, sto roba che ha fatto troppo bene. Allora, premi su per leggere i cartelli. Oh, immagino cosa sì, già, beh, effettivamente, insomma, dicevo, sono andato fortunato, Checkpoints are signed with a big C on them. Ma sono stati rimossi, dato che gli umani possono alterare il tempo a loro piacimento. No, sono dei figli di puttana. Adesso? Come funziona? Immagino che finire di tutto non sia una buona idea, però se faccio così... Beh, dai, si è fatto. Scusate, ho sbagliato. Undertale 2 preview, sì, questo è il vero Deltarune. Quindi se io faccio così... si va avanti tranquillamente. Sembra molto interessante. Adesso? Finora hai fatto tutto molto bene. Dani 10, Aga is now following. Grazie mille per il follow, grandissimo. Allora, raga, come si mandano i suoni? Fra, vatti a leggere la parte sotto. Cosa c'è scritto sotto il banner video? Che lì è spiegato tutto. Non è vero che devi avere i soldi. Non fatemi passare per l'avido. Dopo. Comunque, se leggete sotto il video c'è scritto tutto, ragazzi, Allora, grazie mille per il walkthrough, è arrivato. Allora, you have done all right so far, my friend. However, I have a difficult request to ask you. I would like you to get to the other end of the room without my guidance. Forgive me for this. Beh, ok, mi sembra che nessun problema qua, no? Per ora... Giusto, questo era il suono del follow. Del follow arrivato in ritardo. Aspettate, ragazzi. Sì, molto divertente. Ma io come dovrei fare? Ah, ok, basta fare così. Mi sembra una cazzata finora. Vediamo un po'. Vediamo come funziona. Qua niente. No, scusate, ma mi sono anche perso un attimino a leggere la chat. Finora tutto ok. Mi sembra abbastanza tranquillo. Per adesso. Greetings, my friend. Do not worry, I did not abandon you. There was an important reason for this exercise: to test your independence. You made it, so you have another reward. No. You can buy yourself some nice treat with this gold. Ah, ok, molto bello.
Vediamo un po'. Must attend to some business and you must stay long. Please remain here. It's dangerous to explore by yourself. I have no idea. No, I have an idea. Ragazzi, veramente non so leggere. Ma che cazzo è successo? Allora, andiamo avanti. I will give you un cellulare. Riceve solo le chiamate in entrata, quindi non devi preoccuparti per... per chiamare, just stay here. Be good, alright? Sì, sì, aspetta, questo qua. Sappiamo già cosa sta per succedere. Andiamo avanti. Boh. Oh no! Hello, this is Matilde. Non hai lasciato la stanza? No, figurati. Ci sono alcuni puzzle più avanti che devo spiegarti. Sì, non preoccuparti. Sì, 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 tranquilla. Excuse me, human. Chi ve l'ha detto? Ma chi gliel'ha detto che Mario è umano? Tra parentesi, tra parentesi. I have some advice for you about Matilde. She feels more encouraging and straightforward. But I have seen her to do some dubious things. Aia, aia ragazzi, qua c'è lo spoiler, Qua c'è lo spoiler. Just putting that out as a warning. Don't trust someone just because they're being nice. Effettivamente. After all, you are a human with a powerful soul. Monsters would love to get their hands on that power. No, ragazzi. No. Even monsters like me. Oh no. Non è che adesso si incazza? Si è incazzato, lo sapevo. Adesso cercherà di uccidermi. Che si fa? Beccati questo, allora. Allora, beccati questo. Oh, no, ho sbagliato, volevo dire... Ho sbagliato di nuovo, ho sbagliato tasto! Sto facendo schifo, ragazzi. Aia! Scusate. Sto sbagliando, ma ce la posso fare. Ce la posso fare. Io credo in me. Ok, facevo male a credere in me. E adesso come si fa? Non c'è più niente. Non c'è più niente, ragazzi. Non mi è rimasto più nulla. Che cazzo succede? Come dovrei fare? Non è che magari me ne escono delle altre? Sarebbe bello. Sarebbe molto bello, ma non c'è più niente. Ragazzi, come dovrei fare? Non c'è più nulla! Non c'è più nulla! Che paura! Che è successo? Ecco, mi sono spaventato e sono morto. Però sono molto contento che Gianluca si sia appena iscritto. Grazie mille, ti voglio strabene. E quindi niente. Ma questa era Genocide, non ricordavo diverso. Ma io onestamente non lo so, cioè nel senso non... Non so se esiste effettivamente un modo per risparmiarli, però lì non c'avevo più niente, non c'avevo più blocchi, non c'avevo più un cazzo, quindi che potevo fare, ragazzi? Che potevo fare? Niente. Cioè, almeno io speravo che tipo rispuntassero poi degli altri blocchi per riattaccare quella rana. Invece non è spuntato niente, boh, vabbè. Insomma. Vabbè, riproviamo, ragazzi, che vi devo dire? Rifacciamo questo, che vabbè... Ci ricordiamo che era una puttanata immensa. Beccati questo, ok. Andiamo avanti. Sì, vabbè, l'abbiamo già appurato che... No, ok, ci devo parlare per forza. Non mi lascio andare avanti, anche se ho già letto quello che voleva dirmi. Sì, grazie mille. La prossima volta ricordiamoci di fare il save state, Ecco fatto. Dai, andiamo avanti. Anzi, facciamolo ora, va, per un di più, perché sennò dobbiamo ricominciare un'altra volta da capo, nel caso dovessimo perdere di nuovo. Fin qua tutto ok, no? Però che palle, ragazzi, aver dovuto ricominciare. Vabbè, oh, ma d'altronde non c'era altro modo. Diciamo, non c'era altro modo, quindi non è che ci fosse un sistema. Finora tutto ok. Già, a proposito, Giallo, visto che ti sei abbonato, io ti straringrazio per questo. Devo fare un disegno, quindi appunto adesso me lo segno. Ecco fatto per quello, adesso finito questo Chrome, ragazzi, incomincio a fare disegni, Inizio a fare disegni. Tra l'altro, quanto sono con gli abbonati? A quanto sono? 4, me ne manca uno, ragazzi, ci siamo quasi. Dicevo, fin qua tutto ok, andiamo avanti. Avrai la fan art ufficiale, esattamente. Allora, andiamo avanti, proseguiamo. Facciamo così, facciamo... Vediamo un po'... No, ho sbagliato, scusate! Ho sbagliato di nuovo? Oh, ragazzi, ce la posso fare, Oh, ecco fatto. Andiamo avanti, sono qua che sono un po' spaventato, Devo dirvi la verità. Adesso mi sa che tra poco c'è di nuovo il bastardaccio di prima che ci ha inculato. Mi sa, Adesso però mi dispiace. Ma adesso mi dispiace, ma come l'altra volta, adesso vi dico ora basta. Che bel host, very original, vero? È vero, Kyoko. Però, cazzo, effettivamente bisogna ammetterlo, però, che vedete, non so come ha fatto a portarlo in una ROM del Super Nintendo. Secondo me si è impegnato tantissimo, in realtà. Io ho questa sensazione. Quindi, vabbè, andiamo avanti. 26 a guardare sto streaming, cazzo, siete pazzi? Allora,
Ring ring, hello? Sì, qua c'è di nuovo il nostro, c'è di nuovo il nostro amico. Sì, lo sappiamo, ecco, adesso c'è di nuovo il bastardo, eh. Adesso c'è di nuovo il bastardo, però stavolta non ci incula. Però stavolta col cazzo che ci incula, ragazzi, mi dispiace, però stavolta arriva lo schiaffo. Stavolta arriva lo schiaffone, ve lo dico io. Sì, tutto molto bello, lo so già. Andiamo avanti, vediamo un po' che cosa succede. Allora, adesso però mi dispiace, ma questi te li prendi, eh. Prima mi hai fregato, adesso però te ne vai a fanculo. Andiamo un po'. Oh, ecco, vaffanculo, stavolta l'abbiamo ammazzato. Ragazzi, ma è Geno... bello, bellissimo! Ragazzi, ma questo gioco è Genocide Holly, non c'è modo per risparmiare i mostri, a quanto pare. E vabbè, dai, andiamo avanti. Succederà qualcosa, presumo. Vediamo un po'. No, non sono dritto con la schiena, Matt. Grazie mille per avermelo ricordato. Adesso... Aiuto! Che è successo? Ah, ok. Devo per forza fare così? Vediamo un po'. È come Super Mario Odyssey. Questa è la versione. È questa la versione originale. Undertale è chiaramente copiato. Immaginavo, come al solito, no? I soliti cinesi che non sanno fare altro che copiare. Per questo che sono una grave minaccia per la nostra società. Boxes Really Love Swimming. Ah, non lo sapevo. Molto interessante. Vediamo che succede. Beh, quindi immagino che questa scatola vada spinta in acqua. Certo che se la si spinge a questa velocità stiamo freschi, ragazzi, eh. Se la velocità è questa, siamo a posto. Perché a volte va più veloce, a volte va più lento, boh. Vediamo un po'. Oh! Ah, ok. Quindi se io faccio così... Ok, però qua sotto c'è una porta. Che succede se entro nella porta? Niente, non succede niente, anzi siamo tornati all'inizio, vabbè, mi sa che quella lì serviva solo nel caso non... avessimo portato qui la scatola, quindi insomma, stiamo fraschi ma in acqua saremo freschi, questa effettivamente... Oh, attenzione, ciao Luca! Perché ho riattivato l'interruttore? Perché sono così un coglione? Aspettate, oh, ecco fatto. Adesso rifaccio così, andiamo avanti. Che succede? Che succede, ragazzi? Mi squilla il telefono. Hello? Chi è? La polizia? For no reason in particular. Which do you prefer? Mushrooms, Fire Flowers o Yoshi Meat? No, ragazzi, Yoshi Meat, ovviamente. Mi dispiace, ma Yoshi Meat. Beh, sì, effettivamente, beh, io in realtà stavo scherzando, però, insomma, l'ho scelta veramente questa opzione. Ma era uno scherzo. No, dai, era uno scherzo. Adesso mi sento in colpa. Hello? Sì. I know what your preference. Come fai a saperlo? No, dai, va bene così. Vore, eccoci, è vero, ci siamo di nuovo. Ragazzi, siamo di nuovo al momento vore. Dai, nessun problema. Per ora, nessun problema. E se faccio così, che succede? Succede che sono un coglionaccio e non devo farlo. Andiamo avanti. Vediamo un po'. Ok. Immagino che si debba prendere questo. Ok. Ah, ok, forse ho capito, aspettate, eh. Ho capito che non si fa così, aspettate un attimo, Vediamo un po' cosa... No! Vabbè, ho sbagliato. Molto interessante. Allora, dove compare esattamente il cazzetto? Allora, compare qua, compare, no? E fin qua tutto ok. Ma se io facessi quindi una cosa tipo... Via. Ma non è successo niente! Vabbè, aspettate, rifacciamo. Sono sicuro che ci sia il trucco. Il trucco probabilmente non era questo. Riproviamo, aspettate, perché adesso sono curioso, voglio vedere. Ma vaffanculo, ma come cazzo si fa? Cioè, è fin qua, tutto ok, però io vorrei, come dire... Come dovrei fare, ragazzi? Ah, scusate, ma anch'io sono scemo. Scusate, guardate come si fa, esatto, basta fare così, no? Io sono scemo. Bella, mi è piaciuto. No, ragazzi, devo dire che mi è piaciuto. Devo dire che questa mira proprio è stata al top. Rifacciamo, aspettate, stavolta in posizione meglio. Oh, ecco fatto. Che scherzoni, ragazzi. Questa è veramente roba da QI, veramente QI 5000. E adesso? Adesso che si dice qua? Don't miss out, Spider Market. Ah, sì? Beh, non sembra una cattiva idea, però per sicurezza salvo, giusto per un di più. Vediamo un po' che c'è qua dentro, allora. Bellissimo! Siamo allo Spider Market. Ci vogliono 20 monete per il fungo, oppure 30 per il coso. Io quante ne ho? 45, figo, allora mi prendo questo.
Io mi prendo questo. Lo posso già usare? Sì che posso. Bellissimo, però non mi ha avanzato altro, per cui vabbè, pazienza. Beh, mentre non è che ci pensi sia sempre stato un gioco. Oh no, ho sbagliato, cazzo! Scusate, ho fatto un errore. Eh sì, una crona di ricche e morti, esatto, una cosa del genere. Allora, c'è qualche problema? Beh, mi dispiace, non sono assolutamente io, non sto assolutamente facendo una cosa del genere. No, no! E infatti, meno male che non mi ha attaccato, meno male che non si è offeso. Dovrei avere un Qi molto alto per apprezzare questo gioco e i piedini di Toya, questo è vero. Eh no, il piedino di Toya è troppo alto anche per me. I ever you defend yourself when needed to. Surely you know by now you can run away from monsters if I have a yellow name. No, veramente non lo so. No, Tielli! Haven't you noticed by never excited? Sì, effettivamente. Ah, ecco! Ecco, allora non sono scemo. Ero lì che dicevo, cazzo, ma mi sono. Non è che sono io che mi sono perso qualcosa finora. È vero, non posso farlo. Allora mi ha preso per il culo, come al solito, come tutti nella mia vita. Human spikes will no longer teleport you from this point on. Ok. Ah, ok. Ok, quindi vuol dire che da questo momento bisogna stare attenti. Da questo momento si può effettivamente prendere danno, eh. Vediamo. Oh! Che paura! Che paura, non mi aspettavo che si rompessero. Che succede qua? Ci posso entrare? Probabilmente sì. Non camminare sulle foglie. Ah, ok, allora. Quindi. Cazzo, però è difficile. Boh, andrò un po' a culo, ragazzi. Vediamo un po', eh. Andrò un po' a culo. Allora, qua, per esempio, ricordo che potevo. Qua. Qua sicuramente. Beh, ok, ho sbagliato. Ma non è semplicissimo da ricordare, ragazzi, eh. Allora, prendiamo come punto di riferimento. Allora, all'inizio no, poi. All'inizio del muro no. Praticamente tre caselle dopo la liana. Cioè c'è la liana e la terza casella è sicura. La quarta facciamo. Poi si salta oltre e poi la merda. Ok, dai, proviamo. Eroe, ti saluto, alle 5 alla sveglia devo fare la vita al baretto. Buona serata a tutti. No, vabbè, dai, ciao Giallo. Grazie mille per il subscribe. Per il subscribe, ce l'ho fatta a dirlo. Allora, era qua. Adesso, 1, 2, il bimbo! Ok, tutto ok. Adesso c'era di nuovo qua, mi sembra. No. Era sicuro qua, vero? Sì. E adesso no. Ok, dai, ce l'abbiamo fatta. Ci siamo riusciti. E ora secondo me ce lo mettono nel culo. Vediamo un po'. No, qua niente. Io qua continuo a skippare tutto questo. Però secondo me in uno di questi mi devo tuffare, eh. Infatti, lo sapevo. Qua c'è un ostacolo. Ed era in quello a fianco. Era al terzo, mi sembra, giusto? Sì, era qua. Ecco fatto. Quindi basta che faccio così. Però voglio vedere anche cosa c'è negli altri, eh. Cioè, peccato qua mi sembra di aver visto dei soldi. Uno addirittura, cazzo. Veramente sono milionario adesso. Andiamo avanti, evitiamo questi. Boh, vediamo un po' che succede. Finora evitato. Ok. Finora tutto bene. Quando c'è un boss enemy? Quando c'è un boss enemy che ne ho bisogno? Che è? Forse c'è ora. Forse c'è ora perché a me a questo punto mi fa un po' paura. Speriamo che ci sia un boss enemy. No, non ti volevo attaccare! No, è troppo triste! Ehi là. We went out, but I cannot cross the surface without a human soul. No, mi dispiace. Ci fidevamo di lei e ci ha ucciso. No, ragazzi. No. Sì. Sì, però insomma mi servirebbe, amico. No, ragazzi, non possono farmi questo, lo devo affrontare. Cazzo, no, cazzo, questo è un casino però, aspettate, eh. Aiuto. Ok, beh, mi dispiace, ma niente di personale, ma non è il massimo morire così, per cui, aspettate, aiuto, no! Cazzo, vabbè, sono un po' triste per aver perso, però effettivamente mi è piaciuto. No, dall'inizio no, ok, va bene tutto, ma dall'inizio no. Allora, che cosa sto facendo, dove ero rimasto? Ho fatto una stronzata, mi sa, o sbaglio? Che paura, ok. Avete mandato un IP, mi ha fatto piacere, però mi sono spaventato come al solito. Stavo dicendo, ancora qualche altra moneta e Mario potrà mandare i suoni in chat. E dai, lui c'è quasi effettivamente.
No, non può perché le ha già spese per la moneta. Ragazzi, ci sono rimasto male per il boss enemy, ve lo dico. Ve lo dico, ci sono rimasto abbastanza male, però dai, adesso si rifà. Adesso lo rifacciamo, prepariamoci ragazzi, adesso basta, Mi dispiace amico, niente di personale. Davvero niente di... No, ok, dai, voglio attaccarti normalmente e basta. Amico, davvero, niente di personale, però non posso proprio lasciartelo fare. Cioè, prima ok, te l'ho lasciato fare, però ora no, ora no. Riproviamo, sì, stavolta ho salvato. Guardate, facciamo così. Ok, mi dispiace amico, ma ti devo... Attenzione, tieni. No. Occhio ragazzi, occhio. Attenzione. Occhio che il coso si abbassa. Aiuto. Occhio. No, si è tolto. Aspettate, rifacciamo, beccati questo. Attenzione ragazzi. Aiuto. Calma ragazzi. No, accidenti. C'ho paura, sono spaventato, beccati questo. Aiuto, via. No, attenzione ragazzi, si fa pericolosa la situazione si fa molto pericolosa, beccati questo. Ok, ancora? Abbiamo vinto, mi dispiace. Ma quanti soldi, sì, però mi sento una merda in realtà mi sento una merda, però questa era una questione di vita o di morte, temo. Ha fatto anche lui, sì, questo lo so. Sì. Questo effettivamente. Ok. No, ragazzi, è stato bellissimo, è stato stupendo. E adesso? Adesso cosa c'è? Posso entrare qua? Oh, scusate se salvo. È morta la live, ragazzi? Spero di no. È educato, è vero, è stato bellissimo. Andiamo avanti, che succede qua? Posso andare? Sì. Ragazzi, a me però queste spine non mi piacciono, non so voi, ma io ho una brutta sensazione. Io salvo. Hai ragione, mi sono dimenticato. Ma volevo aggiungerlo open door, me lo sono dimenticato. Me lo sono dimenticato tra i suoni disponibili, bocca. La prossima volta l'aggiungo, non vi preoccupate. Allora, ho visto Mattia tornare poco fa, stava portando la spesa. Non gli ho chiesto cosa gli serviva. Hanno tutti troppa paura per parlarle. Specialmente quando ha quello sguardo inquietante. Vabbè ragazzi, che dire, andiamo avanti. Ehi là, com'è? Siamo qua. La schiena, grazie mille, hai ragione, grazie per avermelo ricordato. Come sei arrivato qua, amico? Sei ferito? Andrà tutto bene. Sì. Sì, abbastanza, effettivamente abbastanza, ma però, insomma, mi fai un po'... Metti un suono per la schiena. Questa è una bella idea, Kie. Grazie mille. Effettivamente no. Cosa c'è più avanti? Posso tornare indietro? No, non posso tornare. Andiamo avanti. C'è Monokuma, ragazzi. È vero, siamo veramente Monokuma. Qua cosa c'è? La faccia? C'è la faccia, secondo me. No. No, ma è bellissimo. Ha ricreato pari pari la casa di... Editorial. Sì. Buonissima. Pensavo anch'io. Cosa sarebbe? Vabbè. Sì, effettivamente ci sono molte domande a cui vorrei risposta. Beh, sono felice anch'io. Sì. Sì, molto bello. Cazzo, grazie mille. Chissà se si trova lavoro qua. Sì. Che facciamo? Ce lo mangiamo? Che si fa? Ce lo mangiamo oppure no? Voi che dite? Io salvo. Scusate, io salvo per sicurezza, Vediamo un po'. Ah, ok, allora niente. Ok. E allora... Sì, tipo, ma perché ste rane mi hanno detto che sei un po' inquietante? Sì? Beh, allora... è pronta l'insalata di zuppa? No, è troppo calda ancora, niente.
Sì. Beh, effettivamente, è vero. Ok. No, ma io volevo continuare a parlare. No, io fermo, io avevo delle altre cose da chiedere. No, non si può, vabbè, ragazzi. Non si può, pazienza. E allora entriamo qua. Bella la stanza. Molto, molto divertente. E qua che c'è? Ci siamo messi a dormire. Dove sono finito? Aiuto! Ah, ok. Allora c'ero effettivamente, avevo paura che si fosse tutto bloccato. Cazzo, bellissimo! C'è veramente l'insalata! Cazzo, grazie! Dai, non può essere cattivo. Oh, che è successo? Andiamo qua. Ho avorato l'insalata, esatto. Sì. Sì, è stato cool. Ah. Dai, dimmelo. Ah, chissà se è lei. Sì, bellissimo. Ok. Non l'ho capita. Non l'ho capita, ragazzi. Non l'ho capita. Probabilmente è un gioco in inglese che... Mouse Warming Party. Cosa sarebbe? Dov'è la battuta, ragazzi? Non l'ho capita! Non l'ho assolutamente capita! Sì, ma lo era. Sì, questa è stata veramente. Avete presente il meme, quello lì del tizio che. Quelli che sorride. No, non so cosa dirgli. Non so cosa dirgli. Mi dispiace dirgli che mi ha fatto cagare. Mi dispiace che. No, dai, gli chiedo come posso andarmene. Ok. No, ecco, secondo me adesso si incazza. Secondo me adesso si incazza, ve lo dico io. Ve lo dico io, adesso si incazza. No, non ho letto il. No, è vero, l'ho perso! No, fermatevi tutti, tranquilli, torno indietro, tranquilli, si torna indietro. È facilissimo, si torna indietro e lo rifacciamo, perché avete ragione. Avete ragione, questa era una. Ne approfitto per chiedergli dei fantasmi, visto che prima. I fantasmi sono entità che sono morte alla superficie e sono finite qua sotto per come purgatorio. O sono i mostri che sono morti nell'underground. Un'anima abbastanza forte, precisa che dopo la morte. Non lo sappiamo. Ok, il cibo è pronto? Sì, c'ho fame. Sì, ho fatto una tiposa, ho fatto, però adesso. No, aspettate, adesso ci torno. Ok. Sì. Cazzo, però è intelligente Sansa a far così, a tornare indietro. In realtà lo faccio anch'io, ma non ve ne siete mai accorti. Ok, adesso che succede? Succede che abbiamo dormito, tutto bellissimo. Ci riprendiamo questo, andiamo giù. Ho detto torniamo giù, bellissimo. Sì, siamo già svegli, bellissimo. Dai, dimmi qua. Aspettate, io faccio già un save state per sicurezza. Ok, i tuoi spreti cisi. Sì. No, non l'ha capita! Non l'ha capita! Vabbè. È un peccato che io debba. No. No! Adesso cercherà di uccidermi. Ora cercherà di uccidermi, ragazzi. È ora di fare la T-pose. Guardate, di nuovo la T-pose. No, ragazzi. No. No! Sì? No! Beh. Sì. No! Mamma mia! Che paura ogni volta! Ma mamma mia sul serio, in realtà! Ottima idea. Ma io sono in T-pose, non ci posso andare. No, tipo gli posso dire se succede? No, gli posso dire, oppure. Cosa gli dico a Monokuma qua? Gli dirò. No, dai, scusa amico, ma voglio andare a casa. No, non è per questo, è solo che insomma non è il massimo, cioè vorrei fare anche delle altre cose. Grazie. Okay, mi lasci andare tranquillo.
Ah, mi lascia andare tranquillamente. Mi lascia andare tranquillo. Beh, allora dai. Bene, sono contento, nessun problema. Beh, certo, un po' mi dispiace. Chi si rivede? Chi si rivede? E adesso? Eh sì, effettivamente. Ah, cosa? Oh no! No, 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 no! Shit! No! Come il mio amico napoletano! Ragazzi, intanto scusate se vado veloce, spero che voi stiate riuscendo, spero che voi stiate riuscendo a leggere, perché io sono abbastanza veloce a leggere questi dialoghi. Spero che stiate tutti capendo cosa sta succedendo, tra parentesi. Beh, almeno io in teoria sì. Beh, non ne ho idea. Di sicuro se l'avessi ammazzato non ne sarei stato felice. Quindi? Di già! Good ending, ma di già! No! Ma come? Io volevo ancora, era troppo bello! Almeno un altro boss! Mario Determination. Beh, bellissimo. Sì, comunque posso tornare indietro. Adesso torno indietro e provo a rispondergli male, eh. Adesso torno indietro e provo a rispondergli male. Che succede se vado avanti, però? Demo complete. Però che succede se vado avanti dove c'è scritto demo complete? Andiamo un po' a vedere. Niente, niente. Semplicemente esco dalla mappa e c'è uno stage dove non posso fare niente. Allora, aspettate. Provo adesso a dirgli no. Vediamo un po' che succede se gli dico di no. No e basta. Esatto. Vediamo che succede se gli do una risposta incazzata. Non succede niente! Cioè, quindi in realtà è questo lo stronzo! C'era un modo per affrontarlo, forse. Grazie per la schiena. E basta, è finito? Non è cambiato niente. Pare che non sia cambiato niente. E abbiamo preso il good ending lo stesso. Beh, ragazzi, che dire? Forse sì, forse era il caso, forse non dovevo stare alle sue battute, però cazzo, allora ho sbagliato. E allora forse non dovevo, allora forse non dovevo. No, ma secondo me boh, non dire che cazzo era tra l'altro quel coso lì che volava, tra parentesi. Boh. Vabbè, ragazzi, che vi devo dire? Abbiamo completato questa demo. Devo dire che forse lo affronti se non ti dimostri interessato ai topi. Può darsi, cazzo, però a saperlo evitavo di fare quel save state, perché così almeno potevo verificarlo, insomma, potevo verificare appunto cosa succedeva se cambiavo scelte. Vabbè, sapete cosa facciamo, ragazzi? Facciamo così. È durata poco, è vero, è durata molto poco. Peccato, perché è stata veramente curatissima, è stata, eh. Cioè, chissà quanto tempo ci ha messo per fare solamente questo pezzettino qua. Secondo me ci è impazzito, secondo me ci ha perso veramente un casino di tempo dietro. E vabbè, ragazzi, dai, che vi devo dire? Facciamo così. Facciamo così, ragazzi. Io semplicemente faccio una cosa adesso. Semplicemente ora chiudo qua. Però la prossima volta, magari, la prossima volta che, come si dice, la prossima volta che c'è di nuovo un momento, per l'appunto, che non sappiamo bene, insomma, come occupare il tempo che rimane, eccetera, rifacciamo questo gioco, però stavolta puntiamo ad essere proprio dei pezzi di merda, puntiamo proprio ad essere i peggiori figli di puttana possibile, ok? Dai, quindi ragazzi, che dire? Allora, adesso però è il momento, adesso è arrivato, che ore sono? Le 10:30, vabbè, dai, inizia a essere, come dire, inizia a essere un po' un certo orario, però, allora, inizia, allora riusciamo comunque a fare in tempo, già in questa live, a fare finalmente i famosi disegni che finalmente vi devo. Allora, aspettate,
Allora, Gianluca non c'è, di conseguenza è dovuto andare via, quintessenza, e di conseguenza si fa quintessenza, di conseguenza. Che battutone, ragazzi. Dicevo, si farà la prossima volta che è presente il suo. Allora, va bene, ragazzi, si vede in live il coso di Paint? No, non si vede, ok. Aspettate un attimo che ora faccio sì che... Oh, ragazzi, ecco fatto, adesso sì che ci siamo. Ora sì che ci siamo. Dunque, che vi volevo dire? Allora, cosa vi volevo dire? Anzi, no, non sono io cosa vi devo dire. Dovete dirmi voi cosa disegnare. Adesso, io provo a chiamare Francesco, provo a chiamare... Vediamo un po' se... Provo a chiamare Francesco sperando che ci sia, appunto, sperando che sia in questa live ancora, no? Francesco De Caro, ci sei? Ci sei? Polizia? Gli do qualche secondo, gli do qualche secondo, poi passo alla richiesta successiva. Allora, fermi ragazzi, dopo Francesco c'è Evelyn, dopo Francesco, che non so se è qua ancora, spero che ci sia ancora. E ragazzi, il primo che risponde tra Francesco e Evelyn. Parto con il disegno, eh. Aspetto ancora qualche secondo, qualche secondo. Oh, bene, Evelyn c'è. Intanto scrivo la mia. Gay Bowser. Ah no, Gay Bowser era un comando. Peach o Bowser che offre una limonata a Mario vestito da poliziotto, ovviamente. Ok, allora niente, facciamo un secondo, facciamo questo disegno qua. Ok, aspetta, Fra, adesso faccio il disegno di Evelyn, faccio. E poi tocca a te. Spero che... sì, aspetta, sì, ok, aspetta, prima Evelyn, Fra, perché ha fatto la richiesta così. Adesso poi passo anche a te, aspetta un attimo, e poi passo di conseguenza anche agli altri. Io spero più che altro che non... come si dice? Spero più che altro che appunto che non stiate laggando tutti come le bestie, cioè insomma che si veda con una certa fluidità comunque lo streaming. Allora ragazzi, vi stavo dicendo, allora il disegno di Evelyn cos'era? Peach o Bowser che offrono una limonata a Mario vestito da poliziotto. Chi è vestito da poliziotto? Mario ovviamente, no? Ok, allora ragazzi, aspettate, eh. Io ci provo, non sono capace. Non, ovviamente spero che sappiate che non sono capace di disegnare. Allora, tra l'altro, sto mouse, porca troia, almeno mi piacerebbe che desse il suo contributo, no? Almeno, e invece neanche quello. Allora, facciamo prima di tutto Mario, facciamo. E come si fa? Proviamo a usare gli spazi in modo decente stavolta. Com'è? Allora. La testa, in teoria, la facciamo. Boh, la facciamo così, aspettate, eh. La facciamo così, però c'è il cappello da poliziotto e per cui li mettiamo... Si vede in live? Sì, ok, si vede. Allora, si vede in live, no? Allora, vediamo un po'. Se c'è il cappello da poliziotto, allora, boh, facciamogli il cappello da poliziotto. Com'è? Com'è? Così? Boh. No, mi sembra che questo non sembra affatto un cappello. Allora, aspettate, riproviamo. Rifacciamolo... Come si fa un cappello, ragazzi? Facciamo così? No, questo sembra... No, questo sembra... aspettate, vediamo un po'. Facciamo così. No, questo sembra il cappello del Papa, però in versione estrema. Allora, aspettate, partiamo da ciò che sappiamo. Fermi tutti, partiamo da ciò che sappiamo. Allora, prima di tutto è Mario, no? Di conseguenza li facciamo... cazzo, ho sbagliato. Ecco, vedete, gli facciamo questi baffi, gli facciamo, no? Ecco, così si vede chiaramente. No, però gli ho fatti troppo cattivo, l'ho fatto. Per cui, ecco, vedete, facciamo una cosa di questo genere, facciamo... no, fanno cagare. Scusate, aspettate, li rifaccio, aspettate un attimo, eh. Come ce li ha Mario? Ce li ha tipo così, ce li ha, no? Una cosa di questo genere, no? No, questo non sembrano affatto dei baffi. Allora, basta, ragazzi, facciamo così. Ecco, questi facciamo che sono i baffi. Questi facciamo che sono i baffi, facciamo, e dovrebbe andare bene così, ok? Allora,
Così. Ora, andiamo una. Sì, sto facendo senza reference, sto facendo, no? Allora, gli facciamo anche il sorriso, gli facciamo, perché appunto Mario è felice, no? Ecco fatto. Oh, vedete, oh, ora, ecco, vedete, ora, oh, ora effettivamente inizia a somigliare a Super Mario, adesso effettivamente inizia a somigliare a Super Mario, vedete, adesso ci siamo. Fai il cappello di Mario classico, ma in blu con lo stemmino dorato sopra. Ottima idea. Allora, di conseguenza facciamo il cappello di Mario e come ce l'ha il cappello? Boh, facciamo così. No, ho sbagliato colore, aspettate. Facciamolo così, facciamo. Ecco, vedete il cappello. Facciamo che questo è il cappello di Super Mario. Scusate, ma non lo so fare meglio. Qua ci mettiamo il coso e qua al centro, tra l'altro questo mouse già è difficile, no? Ma questo mouse, tra l'altro, non mi aiuta. Ora io provo a fare una stella, provo a fare, no? Perché così, ecco fatto. Oh, ecco fatto, questa effettivamente sembra una stella. Sì, però Super Mario dovrei fargli gli occhi, dovrei fargli effettivamente. Ok, dai, facciamo. Ecco fatto, facciamo così. Sembra un po' deforme, effettivamente, ma probabilmente lo è anche, però insomma, non è che. Allora. Scusate, non ridete. Allora, aspettate, cancello questo. Ecco, no, perché se no non sembra Super Mario. Vedete, se io faccio così, oh, ecco, così dovrebbe andare, no? Così dovrebbe andare in teoria. E nulla. C'è qualcuno che sta parlando, c'è Elvis Presley che sta parlando in russo. Non l'avrei mai detto. Abbiamo veramente degli ospiti internazionali. Sono molto contento, però sfortunatamente non so russo. E di conseguenza, manca solo la visiera. Ah, è vero, ci vuole la visiera. No, ho sbagliato colore di nuovo. Scusate, eh. Ragazzi, non ci posso credere. Quanto tempo ci sto mettendo per solo un disegno? Come si fa? Così. Dai. Ecco, dai, facciamo che questa è la visiera, perché sennò. Allora, poi come altro facciamo? Boh, lo facciamo così, aspettate, eh. Ci provo a farlo senza gli stecchini. Allora, vedete, facciamo che qua, no? C'ha la mano che si sta allungando, no? Per prendere la limonata. Quest'altra mano la tiene giù, no? E questo, boh, facciamo. Eccolo. Ecco. No, ho sbagliato, cazzo, ho fatto la gamba troppo grande. Vabbè, dai, troppo tardi. No, ho sbagliato di nuovo. Aspettate, scusate, non ce la faccio più. Allora, ricordati il nasone. Ah, è vero, aspettate, facciamo così. Oh, ecco fatto. Ora somiglia assolutamente a Super Mario. Ragazzi, c'è Elvis, sono estremamente felice. Ma io ogni volta dico sempre, no? Ma non ci crede nessuno che Videosando c'ha degli ospiti illustri. E invece a sto giro ce li ha. Avete visto? E vabbè, dai, ragazzi, gli ho fatto una gamba più corta dell'altra. Facciamo che è una questione di prospettiva. Facciamo che è tutta una questione di prospettiva. Ecco, gli facciamo anche le scarpe, no? Facciamo così. Oh, e abbiamo finito Super Mario, no? E magari se gli faccio anche le mani. Oh, ecco fatto. Vedete, così, questa è chiaramente la mano, no? Oh, ecco fatto, vedete? Dunque, ecco fatto. Questo è Super Mario, appunto, che gli offre la limonata. Gli offre la limonata. Facciamo che Bowser offre la limonata. Allora, Bowser come ha fatto? No, ho sbagliato colore, dovevo disegnarlo con le salopette. Vabbè, ecco fatto, guardate, ho sbagliato colore, effettivamente sarebbe stato l'ideale, sarebbe stato disegnarlo rosso, sarebbe stato, però niente da fare, quindi niente. Allora, il guscio, aspettate che almeno Bowser però mi impegni un po' di più. Bowser, cerco di farlo. Allora, vedete, allora, per fare Bowser io faccio così, praticamente, no? Facciamo che questo è il guscio, no? E qua ci sono i. Boh, vedete. No, ho sbagliato. Dicevo, vedete che Bowser ha gli spuntoni, no? Allora, io faccio una cosa di questo tipo, no? Ecco fatto, ci siamo. E Bowser poi in sé, boh, che colore facciamo la faccia? Lo facciamo così, lo facciamo, no? Facciamo come è fatto, boh, così, ecco. Così, no, ok. No, ok, forse questo è troppo. Allora, aspettate, riprovo. È un disegno complicato, ragazzi, eh. Questo è proprio un disegno molto complicato. Ecco, così. Oh, ecco, ora è meglio perché sorride. Oh, ecco fatto. Morris Elvis dice che sei un angelo. Grazie mille, sono contentissimo, anche lui è il mio angelo. Bene, adesso facciamo così, no? Lo facciamo e li facciamo i. Boh, facciamo, ecco, vedete, facciamo così perché così si vede, no? Si vede, no? Che è Bowser e nulla. Poi li facciamo facciamo, vedete, che allunga la mano, no? Nella mano c'è la limonata, no? Adesso vedete, facciamo così e poi vediamo un po'.
Poi gli facciamo, ecco, il bicchiere, no? Magari, ecco, lo facciamo. Il bicchiere lo facciamo prima così, lo facciamo, no? Vedete? Facciamo prima così. Elvis sta morendo, mi fa molto piacere, no? Ecco, gli offro la limonata, vedete? Facciamo così, no? Ecco, vedete, così si vede che è limonata. Sembra piscio in realtà, però almeno, insomma, almeno adesso è comprensibile cosa sia, no? E i piedi come si fanno? Boh. Faccio così, va bene, dai, sti piedi. Ah, la coda, ecco, dettaglio importante, no? Ecco, vedete, ecco fatto. Oh, ora ci siamo. Ah no, le corna, scusate. Le corna che ce le ha, di che colore ce le ha Bowser? Ce le ha così, boh, facciamo che... come si fanno le corna? Si fa, boh, così? Ma sì. Ecco, vedete, adesso facciamo così, no? E ecco fatto. Oh, eccoci qua, ragazzi, il disegno è finito. Il disegno è finito, come potete vedere, mi sono dimenticato di fare Mario Rosso, in effetti, e nulla, tra l'altro scusate se ho ignorato un po' la chat, ma ero molto concentrato, eh. Ma ero estremamente concentrato, ragazzi, perché questa era veramente, è stato veramente un momento, come dire, è stato un momento di estrema concentrazione, e Mario è nudo, no, effettivamente è vero, sembra nudo, no, non è nudo, perché vedete, se io faccio così adesso, no, come ce li ha i pantaloni Super Mario? No. I pantaloni ce li ha blu, vero? Sì, ecco, vedete. Allora proviamo a fare. Scusate, no, no, viene una merda, viene. E come posso fare? Devo ricalcare? Devo ricalcare? No, non ne ho idea. Vabbè, ragazzi, facciamo così. Facciamo così, li mettiamo tipo che. Ecco, vedete. No, ho sbagliato colore, volevo dire. Mettiamo così, no? Il colore de. Ecco, vedete. Così. No, così si vede anche. No, ecco, ci mettiamo anche la stella dello sceriffo. Ci mettiamo, no? Così, ecco, si vede appunto che è un membro della polizia. Ok, forse questa non è proprio una stella, no? Ecco, vedi, ecco fatto. Ora effettivamente ci somiglia un Mamma po' di più. mia! Che paura, dicevo. È vestito da poliziotto e nulla, questo per l'appunto è il ritratto, no? Si vede appunto che è super. Ah no, scusate, gli faccio anche la camicia, faccio anche distinguere che c'ha la camicia. Oh, ecco fatto, vedete, adesso che gli ho fatto questo si vede che questo qua è il colletto e ora si capisce chiaramente, il contesto, voglio dire, che Mario è vestito da poliziotto che offre la limonata a Bowser. Quindi niente, ragazzi, ecco a voi. Adesso il primo disegno è completato. Facciamo così, tipo, oh no, meno male che non è entrato nella cartella del porno. Allora, ci scrivo qua. Si vede tra l'altro? Domanda, si vede in live che si è aperta la schermata del salvataggio? No, non si vede. Ok, allora, ecco fatto. Questo è il disegno per Evelyn, che dopo glielo invio, ovviamente. E tra poco, tra l'altro, se qualcun altro lo vuole, ci siamo. Adesso. In teoria dovrebbe essere il turno di Francesco. Dovrebbe essere, in teoria. In teoria. Per cui, tipo, però mi sa che non c'è di nuovo. Mi sa che quel becco è di nuovo sparito. È di nuovo sparito. E di conseguenza non ho idea proprio di giustizia per Mario che voleva la sua limonata. Esattamente. Finalmente ha ottenuto finalmente la sua limonata. Allora, vi stavo dicendo, ragazzi. Fra ha chiesto Sans Undertale. Ah, me la son persa la sua richiesta. Scusate, ma ero concentrato. Sans, va bene. Vediamo un po' come si fa. Dai, questo dovrebbe essere più facile, in teoria. In teoria, Sans, facciamo. Allora, come al solito, partiamo così. Partiamo, no? Facciamo sempre, ecco, così il coso. E è Sans, per cui sappiamo sempre che è sorridente. Per cui, vedete, facciamo una cosa di questo genere, no? Mettiamo così. No, no, questo fa paura, ragazzi. Scusate, questo qua fa strapaura. Allora, però mettiamo che. No, dai, così. Così, dai. No, dai, così sembra comunque che stia sorridendo. Voglio dire, sembra un po' una posizione strana, però appunto, vedete, si può fare. Allora, facciamo così. Facciamo così, no? Ecco fatto. Oh, così, questa è la testa, no? Quindi questo è l'inizio. Poi, allora, Sans c'ha il cappotto. Vabbè, di conseguenza lui è più facile, vedete? Io semplicemente basta che faccio così, no? Vedete, basta che faccio così per fargli il giaccone, no? Praticamente. No, in realtà non volevo fare proprio così. No, ecco, vedete, però se faccio così, aspettate, forse ho trovato un trucco. Forse ho trovato un trucco. Ecco fatto. No. Aiuto, come si può fare? Questo non sembra assolutamente Sans, ragazzi. Rifacciamo, scusate, aspetta, almeno la parte.
Almeno la parte così. Allora, facciamolo dritto. Dritto, dritto, ok, dritto. Basta. Riproviamo. Adesso io rifaccio così. Ecco fatto. Ora, c'ha il... ho anche sbagliato colore. Dicevo, che c'ha il cappotto, questo è vero, di conseguenza, ecco, facciamo così. No, ho sbagliato. Aspettate, eh. Facciamo così. Ecco fatto, questo è il cappotto, per l'appunto, no? Questo è per l'appunto il cappotto all'incirca, no? Se io faccio, vedete, qua ci facciamo anche... Vedete, qua ci facciamo anche le ciabatte, ci facciamo anche... no, ho sbagliato. Come ce li ha le scarpe? Come ce li ha le scarpe? Boh, vabbè, io nel dubbio faccio così. Io nel dubbio faccio così, no? Ed è sicuramente valido. Ed è sicuramente valido. Come faccio a fare le braccia, ragazzi? Lui in genere ce l'ha... Oh, ecco fatto. Oh, posso provare a fare una cosa... Posso provare a fare una cosa di questo genere, no? Ecco. Facciamo che... Cioè, ecco, vedete, adesso faccio così, così appunto adesso... si vede che è una giacca, no? Perché prima non si capiva, no? Ecco, vedete, qua ci faccio la tasca. Qua ci faccio la tasca, no? Così facciamo che, ecco, la mano gli va dentro la tasca. Vedete, ecco, basta che allungo, no? Facilissimo. Ecco fatto. Ora ci siamo, no? Rifacciamo anche l'occhio azzurro e ci scriviamo di fianco, vedete? Di fianco, guardate, lo scrivo cattivo, no, no, non col font di Super Mario. No, invece sì, dai. Sì, dai, col font di Super Mario, però più piccolo. Allora, scriviamo così col 20, cattivo tempo, ecco fatto, e ecco fatto, abbiamo fatto, ecco fatto, abbiamo completato anche questo disegno, l'ho fatto anche blu, l'ho fatto, no? Così almeno insomma si distingue, insomma si distingue chi è, e questo è il secondo disegno, l'ho salvato, vero? Sì, che l'ho salvato, ok? Qua ci siamo ancora una volta, allora... Chi è la schiena? Grazie mille per avermelo ricordato. Adesso chi c'è? Allora, è ben infatto, fra fatto, no? Ora è il turno di Mela. Ora è il turno di Mela. Mela, cosa vuoi che ti disegni? Cioè, cerco di impegnarmi in particolar modo, eh? Cerco di impegnarmi in particolar modo. Vabbè, io va. Ciao Kailin, ci vediamo la prossima volta. Ci vediamo la prossima volta. Aiuto, scusate, eh. Che cazzo ho fatto? Ho chiuso la chat per sbaglio. Ho chiuso la chat per sbaglio. Ok? Allora, dove l'ho messa? Ah, eccola qua. Allora, Morris, metti la schiena come suona una moneta, così te lo diciamo subito. Dopo sistemo anche lì il discorso. Palkia. Come cazzo hai fatto Palkia? Come cazzo l'ha fatto Palkia? Allora, sicuramente era grigio, questo me lo ricordo. Allora, Palkia c'aveva tipo la testa. Mi ricordo che aveva una testa un po' così, no? Un po' tipo Alien praticamente. Questo me lo ricordo. Ecco, vedete, questo iniziava così, iniziava, no? Iniziava così. No, è rosa. Era bianco e rosa. Allora, facciamo che la testa è bianca, però il corpo rosa, ecco, così appunto diamo un po' di varietà. E come cazzo era fatto? Come cazzo era fatto? Non me lo ricordo, mi sembra che ci avesse tipo il corpo così, mi sembra che ci avesse, no? La mano così, appunto, mezza incazzata, mi sembra, una cosa di questo genere. E aspettate, ecco così. Ho sbagliato colore, vabbè, dai, pazienza, dai, si capisce che è lui. E vediamo un po'. Facciamo sempre, ecco, qua il discorso così, tipo Bowser, ecco fatto, si vede anche che ha gli occhi così. No, però non mi piace, ragazzi, non mi piace, l'ho fatto obeso, scusate, eh. Scusate, ma ecco, ma obeso no, d'accordo così, ma insomma, voglio dire, bisogna regolarsi un pochino di più. Aspettate un attimo, eh. Aspettate un attimo perché ora lo rifaccio meglio. E con rifatto meglio intendo dire, no, che lo faccio così. Con rifatto meglio intendo dire che lo faccio, ecco, così praticamente, no? Vedete che è più all'indentro praticamente. Ecco, vedete, oh, ecco, vedete, ora ci siamo. È una cosa di questo genere all'incirca. E poi mi ricordo che c'aveva, ecco, la mano così, no? Le mani così all'incirca, appunto, no? Ecco fatto. E le zampe come ce le aveva? Boh, c'aveva tipo delle zampe fatte così, mi pare, no?
ce li aveva tipo così, più o meno, no? Se io faccio così, in questo modo, se io faccio così, in questo modo, effettivamente un pochino dovrebbe sembrare Palchi all'incirca, no? Sì, è troppo gobbo però, in effetti, no, la gobba no. No, la gobba no, dai, la gobba no, facciamolo tipo. La gobba no, dai, facciamocelo tipo. Ecco, facciamolo con un po' meno gobba. Aspettate, eh. Aspettate che ci provo, aspettate. Ecco fatto. Oh, ecco, vedete. Ora effettivamente sembra Palchi al 100%, ma non c'aveva tipo una corona tra l'altro in testa. Boh, vabbè, io gliela metto. Non mi ricordo se effettivamente ce l'aveva oppure no. Ce l'avevo oppure no. E questo, ragazzi, insomma, secondo me è chiaramente. No, non è Palchia, scusate, mi sono dimenticato. Ecco, mi ricordo che c'aveva delle strisce, c'aveva Palchia, no? Ecco, fatto. Ora effettivamente è Palchia. Ora effettivamente sembra Palchia, voglio dire, mi pare che non ci siano obiezioni in merito. Mi pare che non ci siano obiezioni in merito, per cui adesso ce lo salviamo, no? Ecco fatto, e anche stavolta abbiamo completato. E anche stavolta abbiamo completato un'opera d'arte, anche questa volta, e insomma ci siamo. Allora, adesso, chi era il prossimo nella lista? Vediamo un po'. Allora, c'era. Ci sei tu, chi è? Chi è? Nella lista ci sei te. Nella lista la prossima sei te. La lista nella prossima sei te. Per cui dimmi cosa vuoi. Dimmi cosa vuoi. Io cerco veramente di. Io cerco, come al solito, di impegnarmi, no? Esattamente come ho fatto con Mela. Perché, infatti, vedete, con Mela si vede che mi sono impegnato perché le ho fatto proprio, no, i cosi al collo. Di conseguenza, appunto, non so cosa posso chiedere. Preferisci che passo a Jess, chi è, e poi torno da te dopo? Dimmi te se pensavo fosse un soggetto noioso, invece ha dato molto. È vero, è vero. Una official art del prof violento che vora uno dei suoi studenti. Ragazzi, io non disegno vore delle mie creazioni. Non disegno vore delle mie creazioni. Però posso disegnare la moglie. Però posso disegnare la moglie del prof violento che vora i suoi studenti, no? Allora, proviamo a fare così, dunque. Facciamo, no? È simile effettivamente, no? Allora, facciamo la moglie del prof violento che vora i suoi studenti. Ok, allora facciamo così, no? E ci mettiamo i capelli, no? I capelli così, perché si vede che è una donna, se no, appunto, non. Così, disegna me che voro. Ah, se vuoi lo faccio, eh? Se vuoi lo faccio. Scegli la moglie del prof violento, la moglie del prof violento o te? Scegli la tua arma. Ma è Rie, putz, che spoiler. Ok, fallo. Cosa fallo? La moglie? Vediamo, attento che questa se la sa. Tu. Va bene, dai, allora rifacciamo, no? Allora, l'inizio all'incirca è lo stesso. L'inizio all'incirca è lo stesso, no? Però tu c'hai i capelli più. Come posso farli? C'hai i capelli più ricci, cioè che c'è capelli neri o castani, mi sembra. Vabbè, dai, faccio così, dovrebbe andare, mi sembra. Dai, facciamo una cosa di questo genere. Ragazzi, guardate come mi sto impegnando per fare la capigliatura. Guardate come mi sto impegnando per fare la capigliatura, ragazzi, ma solo perché lei, perché se me lo chiedeva qualcun altro non mi impegnavo così. Io ve lo dico, cioè, io ve lo dico, ragazzi, questo è veramente impegno, no? Ecco, facciamo così, facciamo. Oh, ecco fatto. E facciamo che, boh, la facciamo tipo così, no? Ecco, vedete, col sorriso malvagio, così, li facciamo anche, no? Così, no? No, così è bruttissimo, così sembra che ti devo fare, ecco, vedete, tipo Bowser, no? Praticamente così, ecco fatto, oh, eccoci qua, ci siamo, facciamo così, poi anche sotto, praticamente, no? Ci faccio anche le tonsille dietro, ecco fatto, no? Si vede appunto così che si capisce cos'è. E dunque facciamo così e dovrei fare gli occhi, in effetti. Vediamo un po' se faccio così. Viene qualcosa, ci somiglia effettivamente. No, cazzo, ho fatto l'ultimo dominatore dell'aria. Aspettate un attimo, facciamo così. Di nuovo l'ultimo dominatore dell'aria, no? Ecco, oh, ecco fatto così, no? E ci mettiamo. Allora, facciamo però appunto, no? Che c'ho la mano così, no? Vedete? No, però va in. Aspettate, no? Facciamo.
la mano più lunga, no? Perché appunto così se no va a scontrarsi con i capelli, no? E ci mettiamo, boh, come si fa al corpo? Ah, ok, facciamo così, no? Uguale, no? Uguale a prima praticamente, no? Come... No, ho sbagliato, scusate, ho fatto una mano un po' troppo lunga, ma io ho due occhi. Ah, no, ma perché era di profilo, chi è? Perché era di profilo? Vabbè, dai, to, allora ti faccio anche un altro occhio, visto che me lo chiedi. Visto che me lo chiedi, oh, ecco fatto. Ora effettivamente ci siamo. E facciamo la mano, boh, la mano, facciamola così, no? E i capelli, boh, facciamoli così, facciamoli. Non sono i capelli, scusate, volevo dire il coso. Ecco fatto così. E boh, poi per il resto facciamo in questo modo, facciamo, no? Facciamo che qua c'è la mano, no? No, però la mano deve essere più. Secondo me la mano deve essere più a deve essere più portata a sinistra, perché appunto si deve vedere che si deve vedere per l'appunto che se lo sta mangiando, no? E ecco, per cui facciamo così. Oh, ecco fatto la mano, no? Ora si vede, no? Ok, sembra che gli ho fatto un piede al posto della mano. Era meglio prima. Era meglio prima. Facciamo così, facciamo. Ecco fatto. E boh, tipo, facciamo, boh. No, la facciamo anche scalza, la facciamo, no? Così appunto ulteriore, così per l'appunto ulteriore fetish material. Tra l'altro c'ha due piedi destri, mi sa, vabbè, troppe dita, mi sono impegnato anche troppo. Ecco fatto. Ci mettiamo anche dei pantaloni. To, ecco fatto. No, dai, facciamo qua la maglietta, facciamo. Sento di aver sbagliato qualcosa. Sento di aver sbagliato, no? No, i piedi no, poi vanno. No, e vabbè, dai, speriamo che il supporto non. No, però questo piede l'ho fatto male. Però questo piede l'ho fatto male, scusate, lo faccio meglio. Scusate, l'ho fatto meglio perché effettivamente è fatto un po' male. Allora, aspettate, facciamo così, facciamo, no? Ecco, oh, così. Ecco fatto. Oh, vedete, ora va meglio. Ora effettivamente va meglio. E ci mettiamo, boh, anche, però così sembra che non ci abbia la maglietta, no? Facciamo così, no? Ecco fatto. Ora c'è anche la maglietta, c'è. E facciamo, dunque, che sta volando, per cui qua facciamo un omino a caso, facciamo, no? Facciamo un omino a caso, un omino a caso, no? Un omino a caso fatto così, no? Per l'appunto. No, facciamolo che grida. No, no, e poi qua facciamo tipo. Ecco, no, qua vedete. E questo è così, no? Il disegno è così. Poi ci mettiamo il dettaglio. No, ho sbagliato. Questa non è una faccia. Dicevo, ci mettiamo il dettaglio, no? Praticamente facciamo tipo altri omini che stanno scappando, no? Si vede per l'appunto che sono terrorizzati. Si vede che sono terrorizzati. Vedete, sono così, no? Vedete, questo c'ha anche il cazzo duro, c'ha, no? Perché insomma, si è anche eccitato. Vedete, facciamo anche. Un altro ne facciamo, no? Vedete, stanno tutti scappando, stanno, no? Sono tutti terrorizzati. Vedete, si vede appunto questa. Si vede per l'appunto, no? Quest'opera d'arte, no? Che è fatto in questo modo. E ne facciamo un altro? Ne facciamo un altro? Sì, ne facciamo un altro a terra. Anzi, no, guardate, no? Ancora meglio, ne facciamo un altro qua, ne facciamo, no? Così c'è anche per l'appunto. Il food fetish material, no? Per l'appunto così, ecco, l'altro lo facciamo qua e niente, questo tipo. E questo è il prodotto finito. Ci scriviamo anche per renderlo più realistico, no? Scriviamo anche, no? No, aspettate, così sembra che lo guida lei. Vedete, facciamo anche loro, no? No, chiudiamola magari questa O, ecco fatto, no? Tutti che gridano, che sono spaventati e niente, questo è il lavoro finito. Vore Queen, no, è vero, Vore Queen, è vero, me ne ero dimenticato, per cui ci mettiamo anche la corona. Oh, ecco fatto, adesso veramente, ecco fatto, adesso ci siamo, adesso, no, però la corona facciamola gialla, scusate, la corona va fatta gialla, facciamo così, vedete, oh, ecco fatto, bella questo C di Bowsette. Ecco a voi ragazzi, questo è l'altro capolavoro. Questa è un'altra opera d'arte per l'appunto di chi è porti gli occhi. Questo sono io che mi stupisco da solo. Sono io che mi stupisco da solo per questa opera d'arte. Allora, qua ci mettiamo. Ecco fatto. E anche quest'altra opera è finita. Adesso l'ho salvata, adesso ve la invio. Adesso manca solamente Jess. Manca, che non so se è ancora qua, peraltro, no? Dopo tipo aver. Dopo che non so peraltro se, come si dice, se è ancora qua, perché boh, è un po' che sto andando avanti con questi capolavori. Se è qua. Ah, ok. A catch in T-pose.
Come cazzo è fatto, Akechi? Aspetta, facciamolo, va bene, va bene. Allora, l'ultimo per stasera, eh? Poi ragazzi, chiudo anche perché, a parte che ho finito, ma poi inizia a essere tardino. Allora, Akechi in T-pose. Allora, Akechi, prima di tutto lo facciamo. Akechi, prima di tutto. Akechi Goro, allora, prima di tutto questo. Oh, ecco, no, ho sbagliato, scusate, volevo dire, ecco, prima di tutto questo. Prima di tutto, no? Ho sbagliato, non sto riuscendo a chiudere sto cazzo di cerchio. Allora, vediamo. Facciamolo così, facciamolo. Ce la posso fare? Ce la posso fare? Oh, dai, ecco fatto, dai. Ecco fatto, scusate, mi è venuto da ridere, ho fatto un verso strano. Allora, questo per cominciare, questo proprio è sempre il punto di partenza, no? Ok, allora, Akechi praticamente. Fallo con la formina, no, è troppo facile, sarebbe troppo facile, sarebbe. Allora, Mamma mia! che paura ogni volta, ragazzi. Dicevo, vediamo un po'. Ah, poi c'hai i capelli un po' strani, Akechi, no? C'hai i capelli tipo color merda, per cui facciamo tipo, ecco, vedete, facciamo tipo una roba così, facciamo, no? Così, ecco, vedete, si vede che è lui, ce li ha un po' così, ma ce li ha anche un po' davanti, no? Akechi, appunto, per cui basta che fare una cosa di questo genere, no? E si capisce subito, aspettate, eh. Aspettate che qua ci vuole cura, aspettate perché qua veramente bisogna impegnarsi, eh. Qua ragazzi è difficile, questo per fare sti capelli bisogna impegnarsi, bisogna, no? E vedete, anche qua all'incirca, no? C'è proprio questo taglio ho sbagliato, questo taglio da cappellone praticamente, no? Che così, ecco, magari però anche più sopra, no? Per l'appunto si deve vedere che c'ha tanti capelli. Oh, vedete, adesso finalmente iniziamo a ragionare. Adesso effettivamente inizia ad assomigliare ad Akechi, eh? Adesso secondo me non c'è più scampo. Ora ragazzi è sicuramente Akechi questo. Questo adesso mi dispiace, ma se lo confondete sono problemi vostri. Allora, bene, fatto così, poi gli facciamo la faccia un po', come dire, lo facciamo un po' così, lo facciamo. No, aspettate, allora alla bocca ci pensiamo dopo. Facciamo adesso, prima di tutto, come posso fare? Qual era la richiesta precisa? Qual era la richiesta precisa? Scusate, ma me la sono già dimenticata. Non era Akechi e basta, o oh sì. Com'era la richiesta? Perché io mi sono troppo concentrato sui capelli e ho dimenticato. Akechi T-pose, scusate. Era Akechi T-pose, è vero. Allora, Akechi, due ciuffi che gli coprono il viso. E allora facciamo. No, ho sbagliato, scusate. Allora facciamo così, no? Ecco fatto, questi due, no? Uno. E due, oh, ecco fatto. Adesso effettivamente, adesso questi sono i due ciuffi, sono chiaramente, e adesso ci siamo. Allora, è in T-pose, per cui siccome è in T-pose, no, per l'appunto lo facciamo che serio, no? Ecco fatto, vedete, così appunto si vede chiaramente la serietà di questo tizio. Facciamo così, vedete, mettiamo anche questo, no? Facciamo anche questo lo mettiamo un po', no, scherzavo, ho sbagliato colore, dicevo, lo mettiamo anche un po' che Anche un po' triste lo mettiamo, no? Vedete, questo qua è un dettaglio solo per gli artisti. Solamente se vi concentrate, vedete che ho disegnato questa lacrima, no? Per l'appunto che tutti i suoi conflitti interiori, per l'appunto, che sono rappresentati in questo modo, no? Però solamente gli artisti possono riconoscere questo dettaglio. T-pose praticamente, no? Perché dietro di lui ci sono i pancake, esatto. Facciamo che per appunto, vedete, questo facciamo il piatto, no? Qua, no? Ecco, vedete, facciamo il piatto e questi sono i pancake, chiaramente, che sono accumulati l'uno sull'altro, no? Ecco fatto. Oh, vedete, lui praticamente fa la T-pose perché deve proteggere questo che c'è dietro. E adesso, no? E adesso disegniamo il resto. È in T-pose, per cui lo facciamo così, lo facciamo, no? Praticamente con la mano, col collo, così, gigante, no? Vedete, facciamolo così, esatto, no? Così, ah no, però qua c'è la manica, eh. Oh, ecco fatto, lo facciamo così, e non lo facciamo troppo complicato, perché appunto Akechi è magro come le bestie, quindi insomma facciamo in questo modo, no? Vedete, facciamo così, vedete, proprio una posa un po', è una tipose un po' strana, vedete questo, in realtà vedete che comunque sia, si è un po', come dire, c'è un po' l'angolatura alla mano sinistra perché non ci riesce bene. Allora, vedete, facciamo così. Qua ho sbagliato però, aspettate, no, qua ho sbagliato, aspettate un secondo perché non va bene. Aspettate un secondo perché qua non va bene. Allora, si fa praticamente in questo modo, lo facciamo
E poi, no, che cazzo sto facendo? Scusate, ragazzi, qua sto facendo un po' un casino. Allora, vedete, lo facciamo così. Facciamo, eccolo, facciamolo, ecco, vedete, così, no, cosa sto facendo? Cos'è? Aspettate, ho sbagliato, aspettate, un secondo solo, ho sbagliato di nuovo. Allora, lo facciamo in questo modo qua, ok, volevo fare l'artista, volevo fare, ma effettivamente mi sa che ho sbagliato. Aspettate, perché ho sbagliato un'altra volta. Aspettate, ma succede a tutti i grandi artisti, succede. Allora, questo succede a tutti i grandi artisti. Vedete, facciamo una cosa di questo genere. Oh, ecco, oh, ora ci siamo. Ora effettivamente è proprio catchy, ora si riconosce. Facciamo questo così, facciamo, qua lo togliamo magari, tipo, che cazzo sto facendo? Aiuto! Aspettate, oh, ok, ce l'ho fatta. Ce l'abbiamo fatta e poi niente, lo facciamo così, lo facciamo. Ma che cazzo ho fatto? Che cazzo di gamba è? Ecco, vedete, facciamo così. No, non lo facciamo particolare, anzi, lo facciamo magro, non lo facciamo col corpo proprio da sfigato. Aspettate, di più, ecco, vedete, più stretto, più magro. Oh, ecco fatto. Oh, vedete, questo è il corpo di Akechi, praticamente, no, che ha una testa gigante. Oh, ecco fatto. Vedete che è uno che si tiene in forma comunque, infatti tipo è magrissimo come potete ben vedere, no? Ecco fatto. Come potete vedere, insomma, siamo già a metà dell'opera, è già molto somigliante direi, perché insomma mi sembra già, le scarpe di Super Mario, vedete ci mettiamo, queste qua sono, no, non sono scarpe di Super Mario, sono scarpe eleganti, vedete insomma è fatto così in questo modo, anche lui facciamo così. No, anzi scusate, no? La giacca ce l'ha, che colore ce l'ha la giacca? È tipo una sorta di grigio strano, vabbè dai, io gliela faccio così, no, ho sbagliato colore, scusate, dicevo, dov'è il coso, ecco fatto. Allora, io glielo faccio così, glielo faccio, no, è tipo, e ora ci siamo, anzi scusate, sovrascrivo anche questo, oh, ecco fatto, no, lo sovrascrivo anche qua, così, tanto non si vede, oh, ecco fatto, e ci mettiamo qua un, sembra tipo più beige, ci mette proprio più beige, ma non va bene, volete dire che non va bene questo colore? Volete dire che devo cambiare colore? No, dai, secondo me va bene. Secondo me va bene. Preferite che cambio? Preferite che cambio o tengo questo? Preferite che cambio o tengo questo? Fatemelo sapere. Fatemelo sapere, ragazzi, sono veramente, ormai ho completamente ignorato tutte le avvertenze sulla schiena, tra parentesi, come al solito. Non so se... No, alternate colors. No, va bene. Allora dai ragazzi, lo teniamo così. E ci mettiamo che. Boh, mettiamoci, non lo so, mettiamoci. Boh, non ce l'ha la cravatta, ragazzi, non me la ricordo. Vabbè, questa è la cravatta nel caso, anche se non ce la dovesse avere. E i pantaloni ce li ha sempre. Ce li ha? Sì, dai, toh, ecco fatto. Bene, ci ho fatto anche i pantaloni. La cravatta facciamola meglio. Oh, ecco fatto. Questa è chiaramente la cravatta. E vedete, questo ecco fatto. E io direi che l'opera è conclusa. Questo è Akechi in la cravatta a righe bianche e nere. Beh, allora, ragazzi, faccio solo quelle. Faccio quelle, ecco fatto. Vedete, faccio così, no? E quelle bianche appunto non si vedono perché sono bianche. E di conseguenza sono impossibili da notare. Io però ci provo lo stesso a farle. Vedete, facciamo così. Oh, ecco fatto, no? Magari qualcuno potrebbe scambiare per una carota, però guardandola attentamente ci si rende conto che è chiaramente una cravatta. Però appunto deve essere una cosa per, insomma, è una cosa che bisogna pensarci bene, no? Ecco, poi ci sono anche i pancake, no? Vedete, io adesso i pancake li faccio così, faccio anche il sorriso, perché appunto i pancake sono felici. Sono felici di essere difesi da Akechi e nulla di conseguenza, secondo me questa è l'altra opera d'arte di stasera, che secondo me insomma, che va aggiungersi a una lunga lista, no? A una lunga lista in continua espansione. Ragazzi, basta, direi che lo streaming di stasera è durato parecchio, è durato decisamente tanto e di conseguenza come posso dire, però mi sa che la prossima volta cambia, mi sa che la prossima volta per i disegni faccio una live apposta, perché sennò il gioco dura troppo poco, perché sennò il gioco in sé dura pochissimo e di conseguenza non si riesce a, insomma, occupa troppo tempo, sennò adesso ci è andata bene che quella Chrome lì era un po' corto, però i prossimi sono...
però i prossimi, insomma, sono un po' lunghi. Poi riguardi la chat con Elvis, ho visto qualcosa, insomma, a un certo punto ho un po' ignorato la chat, scusatemi, però a un certo punto ero proprio concentrato, a un certo punto proprio ero troppo, cioè, ci ho messo veramente un impegno, ragazzi, che infatti penso che si sia visto, perché, insomma, è abbastanza è stato, come dire, è stata la mia opera migliore, specialmente Palkia. E niente, ragazzi, cosa stavo per dire? Che probabilmente dalla prossima volta per i disegni, a meno che se ce ne sono tanti come oggi, faccio una live separata dove mi occupo di fare i disegni che vi devo per l'abbonamento, per la donazione. Allora ragazzi, niente, per stasera è finito qua, per stasera la live finisce qua, vi passo dopo in privato i disegni. Noi ci vediamo, allora, ci vediamo domenica sera, di sicuro, con il film di Super Mario, e ovviamente anche giovedì prossimo, con il prossimo Video Sando Day. Io ragazzi, se non vi ricordo niente, come al solito, se non siete iscritti, se non, insomma, se non state followando, no, oppure se state followando, appunto, ma volete essere sempre aggiornati, appunto, senza perdervi niente, né tramite Facebook, né tramite visibilità, vi consiglio di iscrivervi al canale Telegram. E nulla, vi ricordo poi proprio di followare, comunque di leggere anche la parte tutte le nuove sezioni sotto relative agli abbonamenti, ai suoni e tutto questo genere di cose qua. Vi ringrazio ragazzi per essere state qua, vedo che mi state già salutando, grazie mille, vi saluto anch'io e ci vediamo giovedì prossimo. Anzi no, scusate, ci vediamo domenica. Ciao a tutti.